Thank you.
Ora dovrebbe sentire l'audio. Adesso si dovrebbe sentire l'audio. Poi è un po' Che è un po' in in ritardo, quindi ritardo, va a quindi va a sapere. sapere. È arrivato un È perfetto. arrivato un perfetto. Master, Sì. rimutati su Roll20, sennò ti sentiamo doppio. Oh, scusate. Oh, scusate. Dovrei aver risolto l'audio. Si Ok, spera. direi che ora ci si sente perché ho sentito un... Fatevi sentire l'audio. Sì, Perfetto, no, ci siamo, ci mi siamo. si erano disettati gli audio e mi erano tornati su predefinito, nonostante io abbia due diverse fonti da cui prende. Allora, stavamo dicendo 21% di aggiornamento sul secondo computer, quindi direi che si procede con il principale. Bor ha avuto un problema di cucina, se così si può dire, ovvero gli è crollata addosso la cucina e gliela stanno rimontando. No? Si spera che a breve Bor si aggiunga a noi, però no, non ci sta dando notizie di sorta. Non sappiamo se vive, non sappiamo se esiste, se è ancora esistente. Ma io spererei per lei di sì. Insomma, potrebbe essere Spera spiacevole. tutti, sì, però. Comunque, cosa è successo l'ultima volta? Bella domanda. Non ce lo può dire quello nuovo, è appena arrivato. Ah, ma lui è quello che ha avuto tutto il tempo per ascoltare. Scusate del cazzo. Ben pensato. Quindi? Gurir! Tu che fai sempre i Ecco, riassunti chi vuoi da belli. me? Smetti Sto mangiando. di mangiare e fai il riassunto. Che cazzo è Chi è successo? morto? È morto Nessuno. qualcuno? Ila. Mila. Mila. Alanna. Ci hai abbandonato su Discord. Infatti sto facendo la faccia di dire, ma che cazzo? È proprio esploso Discord perché è offline. Sì. Ha proprio la faccia di una persona qui è esploso. Stasera Esatto. partiamo benissimo, problemi Cazzo. tecnici. No, è No, tornata. è tornata. Che poi io l'ho detto che ero mutato, quindi chi ci segue non lo sa, ma ho l'altro computer su cui normalmente utilizzo Roll20 che si sta aggiornando da solo, perché ha deciso che la webcam non funzionava. Quindi ho messo la webcam sul cellulare, che però è scomodissima, e Bor gli è esplosa la cucina e quindi non si sa se verrà, se non verrà. Boh, vabbè. Poi io sto tipo male di stomaco. Gente sta male di stomaco. Gurir si abboffa di nachos. Insomma, è proprio la serata adatta per giocare. Cazzo. Ma E io sto io bene. invece. Mettiamo la musichettina. Allora, l'ultima volta siete usciti Amalia? fuori. Sì? Sì, scusa, non Amalia. Alanna. No, non ci sente. Non ci sente. Minchia. Pure i tecnici io. Sì, non ci Ma tutto sente. molto lento. Hai qualcosa sulla linea, probabilmente, che te la sta ciucciando. Sto cercando di chiudere le cose che ho aperto, ma Ma è finché. bello che la webcam non lagga neanche, quindi non dovrebbe avere problemi. Esatto. Boh, Non credo sia la linea, credo sia il oggi ho resto deciso del. che ci devono essere problemi tecnici. Tipo. Bentornati alla compagnia del frighello. Che bello quanto ce l'avete mancati questa settimana. Per una volta che Come Ale alla entra. grande. Per una volta che Ale entra a live appena iniziata, noi non stiamo iniziando. Yeah! Ciao Ale. Ciao. Oddio mio, che casino. Alanna, facci sapere quando hai risolto, si è aspettato te. Nel mentre vi racconto cosa è successo l'ultima volta, visto che voi a quanto pare non ve lo ricordate, sono passate solo 2 settimane, ma comunque avete una memoria A mia particolarmente discolpa, io ho scadente. 6 sessioni a cui tengo dietro. Fanne meno! 6 sessioni sono un po' tante. No, sei giusto. Comunque, già mi fai una cosa, mi sposti il mio quadratino in alto a destra, che Certo. non so perché ora Roll20 me lo vuole piantare laggiù in fondo, ma io non lo voglio laggiù in fondo, ripiantamelo su. Sì. Vai. Ora E poi dammi. perché te non vedi Berenice nella live? Vabbè. Ah, Berenice. Ma non la vedo neanche io. Aspetta, faccio una Ma io Io la vedo. sono. Ma io non vedo nessuno di voi invece. Proprio come Allora, nella vai live. dai postazioni Ora si per vede! riconnetti. Almeno da me. Ok.
Comunque, l'ultima volta siete andati di sopra, siete usciti dal tempio, trovando un'uscita che non si era bloccata, dopo aver ucciso Falrin e la mezz'orca. Siete usciti dal tempio, avete portato dei prigionieri al sicuro, più o meno. Più o meno mi piace. Ila manda uno screen sul gruppo, non è un buon segno. No, per niente. Non gli risponde il task manager, fantastico. You were supposed to destroy them, not to join them. Fantastico. Ottimo. Comunque, siete usciti dal tempio. Dovrei essere viva. Sì. Ok. Ok. Bene. Okay. Ci senti? Sì, mi sento, sì. Ok. Allora, dicevo. Siete usciti da sto benedetto tempio con i prigionieri. Siete andati a Nulb, avete incontrato un uccellino, vi ha detto di andare da Mamma Scrang, letteralmente. Siete andati da Mamma Scrang e lei vi ha detto che avevate da incontrare una persona in più che però si era spaziata ed era già partita verso il tempio. Siete tornati verso il tempio a esplorare le stanze di Falrit, compreso un corridoio segreto che avete trovato. Nella stanza, nello studio di Falrit, avete trovato tante belle cose, tra cui una lettera bruciata che avete sempre tra i vostri testi. E Bor ha raccolto un teschio dorato, giusto? C'è la Bor nello zainetto. Malvagio. Molto malvagio. Bene. Questo è quello che è successo. Siete stati lì, avete fatto delle congetture sui testi che avete trovato. Ovviamente qualcuno è morto ed è rientrato. È sempre Alanna che cerca, è sempre Alanna che cerca di far funzionare. Boh. Ora funziona. Boh, vabbè. Resistenziale. Eravate lì che fate delle congetture sul foglio di pergamena trovato, sui vari testi che avete trovato, che vi ricordo, se ne avete bisogno, sono sempre nella sezione testi del vostro diario, quindi se li volete rileggere sono sempre lì, non si sono spostati. Quando fuori dalla stanza in cui siete, qualcuno fa eco ed è Berenice. Non sto facendo eco, sto facendo rumore, scusate, che mi si sta scaricando il computer. Ops. Ah, non so perché hai un MacBook. Se perché lo uso tutto il giorno. Fate come i Bonguri, usate un fisso. Esatto. Porotta marro come il mio. Allora, ascolta, io già tanto se c'ho i soldi. Non mi rompere i coglioni. Comunque, nel momento in cui eravate lì dentro a ragionare, vi siete interrotti perché avete sentito dei passi lungo il corridoio e fuori dalla stanza. Musica di Doom. Richter Skate, come ti vuoi chiamare, ci sei? Sei presente con noi? Ok. Nice. Ok. Perfetto, a questo punto ditemi voi dentro la stanza, ditemi cosa volete fare. Io mi ero nascosto dietro un mobile. Proprio così? Sì, proprio. Io mi nascosto dietro. Ok. Proprio, che cazzo è? Magari mi vede. Scudo botta. Davanti, acceso il mazzafrusto, pronto a caricare. Ok. Bor si mette a fianco a te. Io mi metto pronta a intervenire dietro a Perkerz. Io pure rimango lì dietro riparata, ecco. Ok, mi fai un tiro di furtività, Gurir? Sì, certo. Almeno quello. Oh. Sei cuor di leone e ti nascondi. Sì. Senti, voglio essere preparato a cogliere di sorpresa qualsiasi persona. Tanto c'ho anche il mantello, quindi pippa cocco. E tanto mi soffio il naso. Perché ho tirato percezione? Sono un imbecille, fammi tirare furtività. Oh, vabbè. Sì. Non era un buon tiro, comunque. Questo è un po' meglio. Questo è un po' a 26-25, non ti fai un po' schifo? No, assolutamente okay. No. Skate, che per chi non lo sa è il nostro nuovo giocatore, che sostituisce il fu Alvin. Te sei sceso nel tempio per i motivi sopraccitati.
seguendo questo gruppo di persone che secondo te è il gruppo che ti era stato indicato, e seguendoli, visto che sono entrati in un corridoio, e da lì sono scomparsi. Te sei, e ora ti ci piazzerò qua. Io sento niente, sento quello che dicono, li sento per niente. Senti, fammi il tiro di percezione. Senti, sicuramente vociare, il tiro di percezione te lo faccio fare per determinare se capisci cosa dicono. È diventato il mercato rionale. Clicco su percezione per farlo, vero? Direttamente dalla scheda. Sì. Sì. Un po' vendiamo pesce. Ok, senti più che altro una voce molto forte e alta e un po' raschiata di quello che probabilmente è un essere umano. Però c'è anche una voce umana che stanno ragionando su un oggetto e su qualche creatura. Dicono qualche nome, ma onestamente non le capisci. Io mi avvicino piano piano e cerco di capire meglio di cosa parlano. Ok. Mi sta laggando tantissimo Discord e riavvio. Ma anche a me un po'. Cioè, Giulio laggava anche a me comunque, ragazzi. Sì, sì, anche a me laggava tantissimo. Però ho visto proprio le tacche della connessione di Discord che sono scese, quindi è proprio il server. Ma io ce l'ho tutti e adesso anche tutte verdi. Io ce l'ho tutte verdi. Anche io, ma quando stavi laggando ho provato a guardare le mie tacche di Discord, hanno detto tipo una voce raschiata, qualcosa, non ho capito cosa hai detto, sono andato a vedere, c'avevo tipo la tacca, due tacche gialle. Vabbè, sei Discord che fa il cazzo che gli pare al solito. Ok. Però non sono le 11:30. Ma quello è lui che alle 11:30. In anticipo lui. Ma io, a me è andato tutto tranquillamente. Ah. Comunque. Non vedo più Berenice in ogni neanche caso, ma vabbè. No. Neanche io. Io non vedo più voi. Ora rivedo Berenice. Comunque. Ti avvicini piano piano, no. Skit? Sì, mi avvicino piano piano, nel senso, con calma, non in maniera furtiva o altro. Ok. Non ti concentri comunque a non fare rumore. No. Sparita Berenice del tutto stavolta. Sì, proprio esplosa. Ho riavviato, scusate. Che stavo avendo problemi di connessione proprio. Voi continuate, non ignoratemi. Sì. Sera la linea dà il meglio di sé. Cazzo. Ok, voi da dentro la stanza sentite dei passi che si stanno avvicinando. Dovresti poter muovere il token, penso, Skit. Prova del nuovo? Sì, ok. Sì. Perfetto, dato il tuo movimento lo sai, considera ogni quadretto è 1,5 metri. Quindi dimmi te fino a dove ti vuoi muovere. Io mi muovo e intanto ascolto. Vedo se riesco a capire qualcosa di più. Al momento sono in silenzio, come se stessero ascoltando. Sono zittati di colpo, questo l'hai proprio sentito. Ok. Considera che qui invece di una parete c'è una porta, eh. Ok. Cioè la parete si è tipo aperta tipo porta. Quindi è una porta? È una porta? È un passaggio. Una porta. È aperta o chiusa ora? Aperta. Ok. Mi fermo. Ok, lì all'angolo. Ok. Fai qualcosa? No, ascolto. Voglio vedere se sono zittati perché mi hanno sentito o se stanno facendo qualcosa. Ok. Da dentro noi la sentiamo... stanza... Voi avete sentito dei passi tranquilli che si stavano avvicinando lungo il corridoio. Poi si sono fermati. Faccio uno step in avanti. E dico, chi è là? Chi siete voi? No, chi sei tu? L'ho chiesto prima io. Io sono quello che vi cercava. Come fai a sapere chi siamo noi che ci stavi cercando? Perché voi siete venuti a cercare me. No, Berker, non so come rispondere, tipo la mia faccia però questa, tipo... Possiamo non parlare a un muro? O una porta? Sì, infatti, tipo... Panic. Sbuco dalla parete. Ah, ok, stavo per farlo io. Scudo alzato, ti guardo da dietro lo scudo con il mazzafrusto pronto a caricarti. Proprio tipo, ti spacco il cranio. Proprio una persona gentile, piacevole, rilassata.
L'ha fatto anche con allora, il video. Allora, ti trovi davanti un grosso dragonide delle scaglie rosse in armatura, pesantemente corazzato con un mazzafusto fiammeggiante in mano. Ehi, ehi, calma, calma. Per quanto riguarda voi altri, vi ritrovate davanti questo. Dovrei aver fatto lo show to player, ditemi se l'avete visto. Sì, sì. Sì. Ok. Un po' di trucco che sembrerebbe uscito da un concerto dei Kiss. Che cosa diavolo sei? Come? Non ti, cioè, tipo, sono tipo strafocused, sembri un cazzo di demone, quindi la prima cosa che faccio è che cosa cazzo sei? Ti parlo in draconico dicendo che cosa sei tu? Io sono un dragonide, ti rispondo in draconico. Ah, oh, sei il draconico. Nel mentre voi non capite un cazzo di quello che sta dicendo, c'è Borra accanto a te, Berkas, che ti guarda del tipo, ma che cazzo stai a dire? Non lo cago. E io rispondo, tu sei quello che sei, io sono quello che sono. Ti torno okay. A parlare in comune, comunque vi stavo cercando e voi cercavate me, credo. Chi ti manda, quindi? Un'amica in comune, una piccola e dolce vecchietta. Aha. Spengo il mazzafrusto, però sono ancora okay. In posizione. Io però lo sapete leggere, scrivere, rimango okay. Lì, non mi muovo neanche per sbaglio. Io mi avvicino. Ok. Faccio tipo uno step indietro per dire non siamo ancora così in confidenza. Io mi avvicino e entro dentro la stanza con uno scialanzo. Ok. E vado a vedere che c'è nella stanza. Ok, in realtà è una abbastanza ribaltata. È una stanza di 3 metri per 9, che è uno studio magico, chiaramente. All'interno è presente un sacco di apparati magici di vario tipo. A nord c'è un tavolo da lavoro che corre lungo la parete nord, sopra cui ci sono anche vari ripiani con barattoli, contenitori di vario tipo e cose del genere. Accanto c'è un piccolo camino su cui sono appesi vari bollitori, un braciere, una fornace e un mantice. Lungo la parete sud c'è un'alta scrivania che è fiancheggiata da una coppia di leggi su cui sono due libri chiusi. All'estremità più distante rispetto all'ingresso c'è un tavolo, una sedia dallo schienale alto e un armadietto aperto, che è stato parzialmente spostato e intorno a cui ci sono dei pezzi di vetro sparsi. Sul tavolo c'è una... la tazza verde l'avevate presa alla fine? Cioè, sì. Ok, sul tavolo non c'è più nulla. Allora io do un'occhiata a chi c'è nella stanza, comunque perché non li ho mai visti. Ah, giusto, hai ragione, nella stanza c'è un halfling, una gnoma e fammi un test di percezione. Ok, un attimo. Io intanto lo sto tenendo tipo stradocchio. Devi sentirti fissato essenzialmente. Sì, esatto, devi sentirti molto fissato da qualcosa che ti vorrebbe fare tanto male se fai qualcosa di brutto. Anche da qualcosa di piccino. Magari con meno cattiveria, però comunque fissato. Ti stavo tutti guardando piuttosto male, effettivamente. No. Sì, sì, allora, però tanto io me ne sbatto bellamente. Ok, non vedi nient'altro a parte questo. Ok, mi metto tipo a camminare nella stanza, a guardare tutto quello che c'è per vedere se qualcosa mi salta all'occhio di particolare. E hai detto okay. C'erano due libri anche, vero? Sì. Vado a vedere quei due libri quando mi ci trovo davanti. Ok, vai a vedere il primo... Che non è quello che aveva aperto Berenice. Berenice, ti ricordo che te hai un malus all'intelligenza, peraltro. E quello che ha aperto Berenice io l'ho scaraventato tipo qua. Ma io comunque quando no, okay, si avvicina... No, aspetta questa cosa, ok. Ok, non ci sono due libri sulle G, ma un libro è in un angolo in terra. Vabbè, guardo quello che è sulle G. Vabbè, quando okay. Si avvicina per vedere le G, lo vedo meglio e capisco un po' meglio la situazione, magari che ero rimasto lì. Lo vedi, te lo vedi bene in realtà, lui. Ah. Beh... Gli altri l'hanno lasciato entrare con così tanta nonchalance. È illuminata la stanza? È illuminata, sì. Ok. Beh, mi limito a... Te provvisione, vero? Sì. Ok. Beh, come si avvicina se sta controllando i libri, mi limito a uscire dalla mia copertura senza fare eccessivo rumore e mi ci avvicino come per esaminarmelo meglio. Ok, vedi che un ognol esce da dietro l'armadietto, un ognol con vari vestiti addosso, e ti si avvicina fissandoti. Mi giro verso di loro per vedere se sono calmi, se è normale, per capire se è con loro o no. Stanno fissando te.
ok, male, mi fermo un attimo e guardo lo gnoll, cercando di capire se che intenzioni ha. Io lo guardo per qualche istante, lo squadro un attimo, poi guardo gli altri e faccio: è con noi? Quello che è stato mandato da tu sai chi. Oh, ma non so credevo... ancora se fidarmi. Ha un aspetto un po' troppo sospetto. Io lo... Allora, nel momento esatto in cui capisco che è con noi, torno a farmi i cavoli miei e le guardo quel libro. Ok, allora, guardiamo il libro. Qualcuno che apro varie cose, perché non avendo solo computer ora sono piuttosto limitato. Un'altra amante dei libri, perfetto. Comunque, quando capisco questa cosa, guardo di nuovo lui, guardo di nuovo il gruppo e faccio... Certo, e io che credevo che questo gruppo fosse particolare. credevo di essere quello particolare del gruppo, scusate. Non si finisce mai di sorprenderci. Continuo a leggere, tanto. Mm-hmm. Allora, il libro che è rimasto sul leggio è un libro che contiene una serie di suggerimenti su come persuadere, ispirare e comandare gli altri. Spiega proprio come essere un bravo leader, no, un bravo Giulio, comandante. Giulio, scusa, io questo me lo sono messo in saccoccia di libro, perché volevo leggermelo. Sì. Allora niente libro, mi dispiace. Scusa! Scusate, a due settimane di distanza ho una memoria slide anch'io. Vabbè, se non c'è libri e comunque sono l'avvicino, porgo una mano in direzione del nuovo arrivato e faccio... Comunque è piacere mio, Gurir. Guarda la mano, con nonchalance gli porgo la mia, Skate. Oh. E quindi, niente, volete aggiornarmi un po' sul quello che avete fatto qua dentro? Abbiamo ucciso 3 dei 4 sacerdoti del tempio, uno è ancora vacante in giro. E teoricamente adesso non so, probabilmente guardando il gruppo dovremmo scendere. Abbiamo già guardato tutto questo piano. Beh, se la mappa che abbiamo fatto non è errata, più o meno abbiamo esplorato tutto l'esplorabile. E sapete anche quanti piani ci sono? Per ora 3-4, anzi. Ottima domanda. Mi fai un tiro di percezione? Tutti? Tutti? Ok. Sarei mamma mia, ragazzi. La vita è una merda. Tanto ci tutti, sono io, tranne Berenice. Notate che Bor è distratto. Sta guardando il suo zaino. Gli prendo le spalle e faccio... Oh! Che c'è? Nulla. Ti sta scopando la mente quel teschio. No, è dentro la scatola, non succede nulla. Che teschio? Abbiamo trovato un teschio dorato che quando ha aperto la sua scatola io stavo per mettermi a vomitare, da talmente tanto era malvagio. E gli parla. Ah. Sì. E... perché ve lo state portando in giro? È quello che mi chiedo anche io. Perché dovrebbe essere una chiave. Una chiave per una cosa importante. Una chiave per qualcosa, non abbiamo ancora capito. Guarda, per cosa. Leggi, queste sono cose che abbiamo trovato. Possiamo farle? Sì, dobbiamo far leggere. Sì, sono tutti i testi che avete, li potete far leggere. Vado da lui perché sono Kate. Sono nella sezione dei giocatori testi altro, ok. Sono... Vedi che mi avvicino con tipo un po' di fogli in mano. E tipo te li porgo un po' tipo così, toh. Tipo, li prendo e dico, è un bel po' di roba. Me li leggo volentieri, ma mi fate un riassunto veloce sui punti salienti? Allora, qua dentro ci sono 3 entità maggiori, che sappiamo. Zuktmoir. Non c'è la R, è solo Zuktmoir, però vabbè. Però io lo dico così apposta, per farla incazzare. Okay. Perché? Così? Quindi detta zucca? Zucca, esatto. C'è Zuktmoir. L'Olt e Yutz.
che sono qui, non abbiamo ancora capito se sono in combutta, se sono in combattimento fra loro. Da alcuni scritti che abbiamo trovato sembra che l'Holt e il suo culto abbia tradito nell'alleanza che avevano fatto probabilmente il culto e Zuckmoy. E questo teschio che si porta dietro dovrebbe essere la chiave per liberare o distruggere Zuckmoy. E ovviamente l'utilizzo che faremo noi è il secondo. Lo spero personalmente per me. Il problema è che dobbiamo trovare 4 sfere dei colori degli elementi. Scatole, non sfere. Scatole. No, il teschio c'ha su delle concavine. Sì, ma sono pesate le scatole. Se è una chiave, non è che lo libera. Sì. Potrebbe essere la chiave per la sua distruzione, però. È tutto scritto un po' romanzato. Quello che parla di questa chiave è un poema, quindi ha tutto un suo significato strano. Dobbiamo ancora cercare di decifrarlo davvero bene. Beh, o è la chiave per trovare qualcosa per distruggerlo, o è la chiave per liberarlo. Sì, non può essere la cosa stessa che lo può distruggere, perché sarebbe troppo potente come... Sì, sembra abbastanza potente però dall'effetto che mi ha fatto. Però il fatto che è malvagio mi dà più a pensare che sia, come dici tu, qualcosa per liberarlo. Perché se fosse qualcosa per distruggerlo non mi avrebbe fatto questo effetto. Non sappiamo nemmeno dove è imprigionato, quindi... ai piani inferiori, probabilmente. Piani inferiori. Per quanto andiamo a controllare allora intanto. Beh, per quanto abbiamo visto, non dovrebbe essere lontano, dato che questo piano è stato praticamente invaso da qualsiasi fungo esistente sulla faccia della terra. Ma quella cosa strana all'esterno, a proposito di funghi, cosa sarebbe? Quale cosa strana all'esterno? Vi ricordo che il tempio è stato avvolto da una cupola di funghi e muffa. Quella cosa strana. No, ok, però nel senso, io lo so, però io lo sto chiedendo a lui. Quale cosa strana? C'era tipo un vortice, uno schifo di funghi. Oh, ok. Quello... Ah, probabilmente l'abbiamo fatto incazzare. Probabilmente l'abbiamo fatto incazzare. E io sono molto contento di questa cosa, perché prima o poi salterà fuori. Quando salterà fuori... Prima di tutto, Gurir, il token in secondo luogo. Porca troia. Se vuoi skate mi puoi tirare o storia o religione. La scelta tua. Vediamo. Anche arcano. Così, per abbondare. Tanto sono tutti sull'intelligenza, non vado tanto bene, però tiro arcano. Mi sento fortunato. Okay. Siamo in due, ti capisco tantissimo. Molto fortunato. Allora dai, conta che io ho meno uno su questi. No, hai già sentito questi nomi? Yuz, quello di Lolt no, ma Yuz Zuckmoy li hai già sentiti? Ma non hai idea dove? Non eri molto attento nelle classi di studio, libri, non eri molto attento. Ok. Comunque, mi piace la tua intraprendenza. Beh, abbiamo un compito da svolgere, svolgiamolo. Uccidere tutto il male? Ci posso fottere. Non mi interessa tutto. Perlomeno onesto. Beh, una parte è già un inizio. Beh, perlomeno onesto. Beh, ti porgo la zampa e ti faccio Berkars. Rispondo, skate. Mi spieghi un attimo però, hai un po' le sembianze di un demone, un po' roba strana. Sì, un po' le sembianze di un drago, un po' roba strana, anche in uno strano colore. Sì. Beh, se vogliamo... Però te l'ho chiesto prima io. Beh, e io ti ho risposto. Cosa saresti? Cioè, sono curioso semplicemente adesso, perché se fossi stato malvagio l'avrei sentito probabilmente. Non hai mai visto uno come me? Master? No. Ok, no. Assolutamente no. Nemmeno io. Non hai mai visto uno come lui che ti parlasse e non cercasse di morderti alla gola? Ok, quindi uno come lui l'ho visto. Non proprio come lui, ma una creatura cornuta demoniaca l'hai vista. Ok, perfetto. Beh, sì, qualcosa di simile, però hanno cercato sempre di uccidermi a vista. E hanno fatto una brutta fine. Beh, forse allora non erano abbastanza forti o erano abbastanza stupidi per darti noi, non lo so.
Beh, credo che... Lo prendo, tipo, inside, non lo dico, però inside lo prendo come un complimento. Non era un'offesa. No, nel senso, però, prendo come complimento nel senso di... Erano abbastanza stupidi da darti noia, quindi stai dicendo che sono forte. Lego. Vabbè, però, nel senso... Tutti abbiamo una razza, loro due, cioè abbiamo un gnomo, un halfling, un umano. Io non ho mai visto altri come me. Sì, ti può interessare. Ah, ok. Semplicemente sono nato così, quindi. Beh, a sua discorso. È un problema, mi aspetto per voi? E mi rivolgo a tutti, Io da dietro ti faccio. Indico lo gnoll. Io da dietro ti faccio. Gli appoggio una mano sulla spalla e ti faccio. Non sai quanto ti capisco. Beh, se non abbiamo problemi con lui, sicuramente con te potremmo non avere problemi. Almeno non so cosa sei, quindi non ho un preconcetto sul fatto che tu possa essere malvagio o meno. Assomigli solo a qualcosa, per questo ero sul chi va là. E... Off game, sei un tiefling, vero? Sì. Fun fact. Anche nell'altra campagna abbiamo un tiefling e anche lui non sa che cazzo è. Ah, bene, dai. Non è una razza così più comune. C'è nato e non sa che cos'è. Comunque faccio... Ce lo spallucci, dico, comunque è meglio così. Se avete un problema aspetto, era un problema vostro. E mi cammino. Ok, non sai verso dove? Perché sì, verso l'uscita. Ah, ok, sì, quello c'è. Ah, faccio una cosa, ti do la luce anche a te, perché te al momento sei senza luce. Un secondo. Mentre stavo scendendo, faccio, cosa sapresti fare esattamente in combattimento? Almeno per sapere come coordinarci. Beh, non mi piace molto mirare le mani, se non sono costretto. Io comunque quando mentre va via, comunque c'è una certa allegria in viso, come a dire, non sono più quello solo strano del gruppo, sì! E io mi giro e faccio, che cazzo c'hai da ridere tu? Anche perché è un pigno abbastanza inquietante. Sì, infatti, pure. Però ormai è una domanda importante. Sta scodinzolando. Sì, certo! Un pochino sì, effettivamente. Cosa c'hai da ridere tu? Oh, niente. Niente? Pensiero mio. Mi fa solo piacere avere una compagnia così così affine alla mia. No, beh, tu sei molto più strano, Curir. Ok, ragazzi. Dove andate? Scendiamo? È mattina. Mezza mattinata, perché comunque siete stati un po' in questa stanza a esplorare e ragionare, ma di base è mezza mattinata, saranno le 10:30, le 11, credi, o al meglio, questo è quello che vi dice Alanna, perché vi ricordo che chi vi dà il tempo all'interno del dungeon è Alanna, il nostro orologio. Detto questo, Rolex modello Alanna, vi ricordo che avete trovato due scale che andavano giù, vi ricordate quali? Una è dai funghi. Sì, so. Perché abbiamo la mappa. Sì. E abbiamo la mappa. Una è dai funghi e l'altra era dopo quelle creature strane col volto umano che imitavano la voce. Scendiamo? Quale delle due volete utilizzare? Funghi più vicina, se non sbaglio. Sì, funghi sì, la più funghi vicina. È più vicina, anche se ci mettiamo un po', anche se ci abbiamo un po' la via ostruita, se vogliamo ritornare su. Ok, rapida. Altra domanda. Come vi disponete? Io e Bori in frontline come al solito. Ok. E io mi piazzo sempre qui. Ok. No, sì. Ha preso il posto di Alvin. Olè, non ce l'ho messo. Ha letteralmente preso il posto di Alvin. Ma ok. Io alzo una mano e faccio. Comunque, benvenuto in questo strano gruppo. Io sono Benedice. Ah già, quanto è alto lui? Esatto, quanto sei alto te? 1,80. Ok, gli altri sono in maggioranza! Prima eravamo in perfetto pareggio, è vero? Infatti. Per la cronaca, i Berkars e Bor quanto sono? Aiuto, non me lo ricordo. 2,15 metri. 2,15 metri, io sono 2,05 metri. E poi abbiamo le due bassine. Come Small people. Su cui siamo politica. Taglia piccola. E allora scusami. Vabbè. Comunque, a questo punto, se Berenice si presenta. Ah sì, ok, giusto. Attiro anch'io l'attenzione di Skate, come cazzo ti chiami.
Io faccio, io sono Alanna. Salve. Salve. Ogni volta mi ripresento. Skate. Bello, bello come guardi l'alto anche in webcam per fare. Sì. Io sono Alanna. Io sono Alanna. Ciao. Guardate basso. Tra l'altro, quanto siete alti voi due? E io sono un metro. Io sono, aspetta. Giusto. Io sono 89 centimetri. Cioè, basta l'anno. Ah, sei la più tappa del gruppo. La più piccola, sì. Io sono il più boccia, però, perché ho 18 anni. Mi cade un mondo, credevo che l'anno fosse almeno un metro. e Berenice 80 centimetri. Ah, ma molto alta per essere un gnomo. Cazzo. Io sarei taglia media, in verità. Un gnomo affetto da gigantismo. Oh, sta arrivando Bor. La metto in dubbio. Invece l'anno è abbastanza tozza. Bene, quindi ci compensiamo con bene. Anche un tozzo. Vabbè. Si è riavviato l'altro computer, sto vedendo se mi funziona o no. Questi momenti sta arrivando praticamente di Bor. Questi momenti di grande un anno che ci conosciamo, sappiamo ora quanto siamo alti. Wow, wow! Mi è appena arrivata la notifica di Twitch. La compagnia del Fringuello sta streamando. Cazzo, ci ha messo un po' di tempo. Bene. Vi dovreste riavere sull'altra webcam adesso. Sta collegando. Okay, sì, esatto. Sium. Yep. Però io non vedo più Alanna e Berkaz. Uffa. E io non vedo te. Riconnetti. Esatto. È la tipo la quintupla, non lo so. Ennesima volta che ricarico. Ora ti vedo. Oh, ora vi vedo tutti. Yay! Ci manca solo Skit, vabbè. In realtà mancherebbe anche Bor. Io non vedo Amalia, però. Vai dalla rotella, vai sulla rotella e fai riconnetti. Dovresti riuscire a io vedo Alanna e Berkaz. Okay. Neri, ora li vedo tutti tranne il master. Anche io. Un attimo. State buoni. Che a me sta ancora caricante, ragazzi. Ti stavo per dire mutati perché c'è stava problema. No, mi sono già mutato qua. No, io. Ma settate da ricevere soltanto il video dagli altri. Furbi. Sì, anche io ho fatto così, infatti. Allora è furbo solo, non è furbo. Mi vedate? Sì, ti vediamo. Allora, insieme ai tuoi nuovi compagni, Skate, e voi insieme a lui, riattraversate delle scale che vi portano attraverso una serie di corridoi, in una stanza rotonda con un sacco di statue di creature strane. Da qui arrivate in una stanza ricolma di enormi funghi e, attraversando questi funghi, vi ritrovate in un lungo corridoio che, dopo un po' di tempo che camminate, vi conduce a delle scale che vanno verso il basso. It's time to quarto livello, signori. Okay. Scendiamo. Scendete. Vediamo cosa ci aspetta. Scendiamo. Tanto più in alto non possiamo andare. Io sto computer come si lamenta. Allora. Un attimino che vi passo di sopra. Quant'era per il 7? 24.000? Sì, se non sbaglio. Allora, siamo al 7. Ti garberebbe. Allora, le scale scendono per 6 metri e poi girano verso nord per continuare a scendere in una specie di pianerottolo. Presumo che con pochi intusci scendiamo. Proseguite. Scusate, intanto mi fermo per fare i routini, ma perché purtroppo non so, ha deciso di darmi problemi, quindi ogni tanto vi devo fermare. Lo accettiamo. A capire perché il mio stomaco deve crearmi un a mangiare troppa peperonata, succedono queste cose. Vabbè. Non mi veniva in mente un piatto toscano pesante classico. Che non è la peperonata. Il caciucco, a mangiare troppo caciucco. Lo stracotto, buono lo stracotto. Lo stracotto.
Meraviglioso lo stracotto. Sto appiazzando i vostri pene un attimo. Pensavo stessi pensando allo stracotto. Ci avete piazzato i vostri tocchi. Io lo mangio con la polenta, però. No, va mangiato con l'intingolo. Io sono bergamasco. La polenta la metto ovunque. Polentone. Disonore. Disonore. Ma mica, ma sai quanto prende bene la puccia la polenta? Sicuramente piglia bene, ma se proprio devi fare il toscanaccio, fallo con il pane a fa scarpetta, a rinforzare. Ma il pane quello non salato, ma l'intingolo cosa sarebbe? L'intingolo che mi si è bloccato tutto, Il sugo in cui cuoce la carne. L'intingolo. Ah, ok. Un modo per dire la mistura d'oli che poi viene. Abischero! Perché poi, se vuoi fare lo stracotto per bene, ci devi dare attenzione, gli devi dare spennellate, gli devi dare. Minchia, senti come sono andato a fare proprio l'accento toscano cattivo! Ci devi dare attenzione! Vabbè, alla Pieraccioni! Signore, se bisogna fare i toscani, bisogna farlo per bene. mia per di per ridere. Uè, figa, ascolta. Ma però, c'è Fiorentino. Basta un po' la crestina, Beh, senti, l'area è quella, quindi. Lo so. Basta un po' la crestina che siete tutti dei Giargiana. M'è compreso. Ascolta. Bonino. State buono. Uè, pirla. Avete finito di fare i dialetti scemi? Ma è finito anche il tuo scemo, però, Come si dice? Sì, un tallargà. Ok, perfetto. Ok, la scalinata prosegue, discendono verso nord. Ah, giustamente, se non vi sposto sulla mappa e non vi illumino, sapete una sega voi. Dettono più in toscanaccio. Esatto. Dovete. Quindi, vi sposto. Sì, il cluster di questa di questo gruppo è un 50% / 60% toscano ormai, quindi... sono cieco! Gli unici due non toscani siamo io e Bor. In realtà anche io. Sì, però tu c'hai la parlata toscana comunque, cioè vivi in Toscana. Io non ho una parlata. No, si sente un po' di toscano, si sente un po' di toscano. Vabbè, per forza, cioè, tanto ci sono cresciuta, quindi... Quindi conti come toscana comunque. Però non so i modi di dire toscani io. Vabbè. Torniamo al tempio. Sì. Allora, vedete che le scalinate proseguono verso nord e discendono. Vi dovreste vedere sulla mappa. Sì. Ok, e discendono fino a un grosso pianerottolo. Io sono più piccolo del quadrato però. Sì, è un grandissimo. Sì. Me l'hanno rimpicciolito, povero. Sono più grosso del gruppo. Vedete che in fondo al pianerottolo c'è un in fondo alle scale, scusate, c'è un grosso pianerottolo, probabilmente il piano dopo. Ditemi cosa fate durante mentre discendete le scale. Io non vedo a un quadratino di distanza, è normale? No, sto tornando perché è partito. Ho illuminato solo le scale prima. Ok. Ok, perfetto. Perché c'è un turn order che mi ha fatto Giulio. Stavo per dire ascolto per cose nulla. No, non ne so nulla. Turn order. Va bene, così, allora. Bene. Allora io con lo scudino illuminato faccio un passo avanti, ecco. Ma allora io più che altro tengo le orecchie alzate cercando di captare qualsiasi. Ok, chi tiene le orecchie alzate mi fa un tiro di percezione. Certamente. Sì. Subito. Tutte le volte non trovo mai niente. Come entrare bene nel piano? Oh, che bello. Quando serve tiro basso. L'Anna bellissimo. Cazzo. Allora. Allora, sentite chiaramente delle voci gracchianti provenire dal pianerottolo, molto grandi, ma comunque molto gracchianti, ma diverse da quelle di Berkartz. Parlano una lingua che nessuno di voi conosce. Fermi. Che c'è adesso? Sì, è vero. Spacchiamolo.
entusiasmo. Ho mai sentito questo tipo di diverso, di suono, qualche cosa simile. Conosci il gigante? No. No? No. Oddio, mi sa che me li hanno messi contro in un'altra campagna. Sono tipo delle rane. Io spero che non sia... Le voci provengono chiaramente dal pianerottolo in fondo, subito dietro all'angolo. Do tipo un cazzottino a Bor su un punto dove non c'è del metallo, in modo da non fare tunk. Ok. E gli faccio dei versi, dei segni militari tipo... Vedi che annuisce. Sapete che comunque Bor finché non arriva il giocatore non parteciperà allo scontro. Sì, sì, sì. Io comunque... metto mano alla spada lunga e allo scudo. Ok, continuate a scendere? Mentre scendo io accendo la sfera del fuego. Ok, nel momento in cui accendi la sfera fiammeggiante e fai un passo, più tutto illumini il corridoio che finora era buio. E poi, soprattutto con il passo con l'armatura, fai un TUNK! E senti che le voci gracchianti si zittano. Chi è là? Testimoni di Geova. No, ok, scusa. Faccio proprio così. Sentite dei passi pesanti e in fondo al corridoio si affaccia una creatura abbastanza massiccia che avevate già visto. Vi illumino l'area così la vedete a modo. Un aggiornamento strano di Roll20 e quindi... un po' di cose. Oh, un trollone! Oh boy! Perché il vostro raggio di visione è così piccolo? Io mi chiederei perché il troll è così grande. Perché il troll è grande come dimensione in realtà. Ah, perché ho lasciato qui la misura in metri, ecco. Io tipo appena lo vedo faccio: ah, ma è solo un troll. Ah, no, tutti questi e palle. Lui vede e fa: sgrana gli occhi. Sono loro! Dai l'allarme! Merda. No! Sono soltanto dei troll. Mi correggo. Vedete che dietro di lui, ora che siete quasi scesi, lo intravedete. Il corridoio prosegue. Beh, io direi di non stare un pochino troppo con le mani in mano, signori. Iniziativa è appena posto carico. Andiamo. Iniziate a tirare l'iniziativa, vai. Sì. Un 10 di iniziativa. Bello. Il grande ingresso di Skate. Skate, non te l'ho detto effettivamente. Seleziona il tuo token quando tira l'iniziativa. Ah, ok, non lo sapevo. Okay. Rifallo. Però... seleziona il token, tira l'iniziativa e ci scrivi 23 al posto del numero che ci compare. Ok, col token selezionato vado sulla scheda poi? Col token selezionato vai sulla scheda e tira iniziativa. Perché così lo associa. E ora invece di vabbè. Beh, che dire? Se volevo di fare una buona impressione l'hai fatta. Tiramici. Scrivici, clicca sul numerino due volte, ti dovrebbe dare la possibilità di cambiare il numero e di scriverci 23. Ma non me lo salva. Devi premere invio. Devi premere invio, sì. Okay. Giusto, ok. Ha tirato 20 il troll, ha tirato più di me. Tacci sua. Ok. Innanzitutto quindi tocca subito a Skate, che rapidamente cosa fa? Se dall'allarme forse c'è qualcun altro. Io gli passo oltre col passo d'ombra. Ok. Quant'è il raggio di passo d'ombra? Te lo dico subito. Oddio, c'ha il passo d'ombra. Che ficata. Altro frame che casta invisibilità. Qui siamo ad altri livelli. 18 metri.
Cioè, un okay. X-Blade, io e giuro. Tipo, cazzo. Devo atterrare in luce, fuoco, oscurità, quindi penso di andare nel allora, primo punto buio utile. In realtà la zona è illuminata dalla luce che è sullo scudo di Bor, perché devi sapere che Bor gira con luce che sta sullo scudo. No, io sullo scudo e Bor sul bastone. Ok, comunque ce l'avete illuminato. Quindi in realtà la parte davanti a voi, che non presenta degli ostacoli, è praticamente tutta illuminata entro i 18 metri, che è poi la tua visione. Tranne dietro il troll. Tranne che dietro il troll, effettivamente. Dietro il troll, appunto. Effettivamente, non è illuminato. Vado dietro al troll. Ok, onesto. Riesco a vedere da qui chi potrebbe dare l'allarme? Allora, te lo dico subito perché ti illumino. Sì, c'è un altro troll proprio dietro la parete. Ok, allora aspetta, perché passo d'ombra è la mia azione, quindi credo io ora movimento. Ok, sì, ti consumo l'azione. Ah, questa mi conta come... Questa è mia azione bonus, mi consumo. Ok, allora è ancora un'azione e un'azione di movimento. Vedi anche che più avanti nel corridoio, da dove sei, ci sono altre scale che vanno verso il basso. Ok, quelli dietro all'altro troll, praticamente. No, quelle vanno verso l'alto. Quelle vanno verso l'alto. Scale. Ok. L'altro troll sta già scappando? L'altro troll sta in realtà guardando verso il corridoio con le scale. Verso il corridoio con le scale... Questo qua. A nord. Quelle che scendono, esatto. Sì. Ok. Lo attacco. Attacchi quello a cui sei alle spalle? No, no, attacco l'altro in modo che non possa dare l'allarme. Ok, come lo vuoi attaccare però da dove sei te ora in questo momento? Mi sposto e l'attacco. Ok, considera che se esci dalla zona di minaccia del troll, questi ha attacco di opportunità. Ah, perché mi vede? Sì. Vabbè, attacco lui alle spalle. Ok, hai vantaggio perché hai utilizzato passo d'ombra. Bene, e gli faccio tutti e due gli attacchi. Ok. Sì, conta come una sola azione. Comunque una azione. Sì, lo so. Non puoi fare l'attacco extra perché ti servirebbe l'azione bonus che hai utilizzato. Che ho già usato, sì. Per il passo d'ombra, esatto. Il tuo attacco senza armi conta come armi magiche, giusto? Perché sì. Sei un monaco. Ok. Oh, che bella classe! Complimenti. No, aspetta, che classe è? È il monaco. Ok, colpisci con entrambi i colpi, tirami pure i danni. Sono tanto belli i monaci. Allora, sono tanto cattivi i monaci. Per i danni come faccio? Dovresti avere sempre il dado danni su cui poter cliccare sopra, se no ti ridadi a parte. Danno tipo dovrebbe essere, vediamo un po' se funziona. Se no ti ridadi danni a parte. Sempre un vantaggio? No, li tiri normali in questo caso. Il vantaggio ti era dato dal fatto che avevi usato passo d'ombra. Ma vale solo per... No, quello è sempre scritto per colpire. Allora, tira semplicemente il dado. Scrivi il codice del dado che è slash okay. R e... Poi ti si dà una mano a settare le macro dopo, nel caso. Non è un posso mettere anche il più direttamente? Sì, puoi mettere direttamente il più e anche i numeri singoli. Ok, questo è uno. Questo è l'altro. Ok, 12 danni. Okay. Ma non benissimo. Presumo che il tuo turno termina qui. Uh-huh. Ok. Vedete che il nuovo arrivato scompare in un istante, quasi ad essere assorbito dall'ombra, e ricompare improvvisamente alle spalle del troll. Lo vedete perché il troll stesso si gira, molto sorpreso da quello che è appena successo. Nel momento in cui si gira, gli arrivano due cazzotti direttamente nel grugno, e vedete che il troll un po' oscilla per il colpo subito. E urla agli altri, correte qui che c'è un altro! Ok. Alanna. Alanna sente quello che dice lui, ma si vede anche la strada molto sbarrata da un troll che non ha intenzione di ingaggiare al petto duro. Dai, l'ho fatto anche girare. Ah, una cosa, scusa, Skate. Ti ricordi che puoi utilizzare i punti key per fare disimpegno o scatto? Disimpegno sì, lo so. Muoverti sì. Senza attacchi di opportunità. Sì, uh-huh. Sì, lo vuoi... Ora non potevi, ma al prossimo turno nel caso ti potevi farlo. Alanna, cosa fai?
Lana dall'alto delle scale, perché mi sembra siamo sempre dalle scale, fa quello che fa tutte le volte che si vede qualcosa di brutto davanti e prende tre frecce e gliele tira. Ok. Ora prepariamoci psicologicamente alla quantità di danni assurda. No, adesso via, non può non me la tirare. Infatti. Ah, no. No, infatti. Uno. Oggi sta oggi sta tirando bassino. No. Ecco, io l'ho detto, devo stare zitto. La no, testa zitto. Vabbè, col D8 però ha fatto 6. Ok, Alanna incocca velocemente tre frecce e le scaglia sul troll. Una rimbalza via sulla sua pelle. Le altre due si piantano nel suo corpo. E vedete che questi nuovamente si volta verso di voi, non sapendo bene chi attaccare dei due. Chi devo attaccare? Chi devo attaccare? Ah, una cosa. Notate, ora notate tutti, il troll ha al collo un simbolo dorato di un teschio che digrigna i denti. Io l'ho già visto. Fammi un test di religione. È il simbolo sacro di Yuz. Ti ricordi questo? Ok. Bene. Benissimo. Tocca all'altro troll che invece di correre via come gli hai consigliato, come gli ha consigliato l'altro, guarda per un attimino incerto il suo compagno, guarda Skate ed è indeciso sul da farsi. Bravo stupido troll, bravo. E alla fine decide di muoversi verso Skate accerchiandolo e attaccandolo. Molto bene. You fell in my trap. Io mangio piccolo umano e poi dà allarme. Oddio mio. Sì, però non stai avendo molta fortuna. Purtroppo per Skate il troll fa dei tiri altissimi. E vai! E ti colpisce con tutto. Minchia. Front con meno di 16 di CA? Oh. Non era previsto che attaccasse anche l'altro. Ah, non so come è Monaco in quinta. Monaco ha difesa senza armatura. Ok, ti becchi, ti senti gli artigli e i denti che ti graffiano e subisci 20 punti ferite di danno. Gli ha dato di culo, dai. Per segnare i danni, Skate, puoi cliccare sul token. Si dovrebbe apparire un pallino verde, giusto? Skate? L'ha fatto. Già fatto. Ok. No, però c'è scritto... Ah, sì, c'è 40 e tutto, è vero. Ok. Ok. Ok! Così! Senza vado bisogno, lì? Senza vado sentimento! E dato che ho visto che hai tirato una bella solo maschera... Sì. Fermo, Berkarts, sì, sì. Le reazioni come finiscono? Come funzionano? Se c'è qualcosa che funziona sul è attivazione. È un'azione che richiede un'attivazione di qualche tipo. Te mi sembra c'è deviare proiettili su reazione. No, io c'ho anche intimorire infernale. Sì. Non mi ricordo come funziona l'incantesimo. Allora, te lo dico subito, aspetta che... Deviare proiettili ti fa tanto comodo, quello sì. Allora, l'incantatore punta l'indice contro la creatura che gli ha inferto danni e quella creatura è momentaneamente avviluppata da una cortina di fiamme infernali. La creatura deve effettuare un tiro salvezza su destrezza. Se lo fallisce subisce 2 di 10 danni da fuoco, mentre se lo supera subisce solo la metà dei danni. Siccome io sono di livello 2 sono 3 di, danni da, 3, 3 di 10 danni da fuoco. Ma è una volta al giorno? Questa qua ce l'ho. Sì, una volta ogni riposo prolungato. Ok. Dimmi te, se la vuoi usare? Certo che la voglio usare. Ok. Devo fare? Ah, mi riappoggio qua. Un tiro salvezza destrezza, ha detto. Però la CD da dove la vedo? Aspetta. Dovrebbe essere forse quella del tuo, dell'incantatore. Sì, ci sta. Non me la dice l'incantesimo. Perché è quella dell'incantatore. Devi andare, devi aprire la scheda, andare su incantesimi, c'è scritto CD tiri salvezza incantesimi. Poi la guardi, ha fatto 4. Perfetto. Considerando che se non ricordo male è 8 più la caratteristica più la competenza, direi che... No, è 10 se non sbaglio la base, eh?
No, la base cambia è 8. 8 più la 8, competenza. Ok, allora lo brucio, eh. Se si tira danni. No, ci devi mettere una barra. No, ci devi mettere la barra. Ok. Nel momento in cui vedete che il troll graffia la creatura, precisamente il troll viene avvolto da delle fiamme e inizia a urlare e a cercare di spegnersi con le convulsioni. Ah, che cavolo è sta roba? Fuoco. Bertarz. Ok, io vado qua. Vedo che il tizio sta andando in fiamme e poverino è malvagio, sta soffrendo. Poniamo fine alla sua sofferenza. Mi piace questo questa voglia di morto. Prima legnata. Ok. Seconda legnata. E qua smaitino. Così, perché lui mi sta sul cazzo. Beh, ok. Per che no. Per par condicio. Che merda. Da fare il grosso davanti a quello nuovo. Dai. Dai. Che figura di merda. Che cazzo. Ok, vedete che il dragonide corre in avanti, rotea il suo mazzafrusto che si illumina di energia divina, oltre che di fiamme, e lo schianta due volte addosso al troll, causandogli delle profonde ferite nel corpo. E azione bonus, scudo della fede. Lo puoi fare come azione bonus? Eh sì, è un'azione bonus. Ok. Oggi è andato in full... Consumiamo il slot, perché tanto sicuramente non ci sarà qualcosa di più cattivo, no, più avanti. Assolutamente! Sono a 27 di CA! Perché? Cioè... 37. Contento lui! Colpiscimi adesso, stronzo! Gurir! Gurir, vedendo... Ami... Ok, no. Vedendo la situazione Vai. Che si sta venendo a creare, non se lo fa ripetere due volte. Scudo alla mano, infiamma lingua di fiamme e si getta a capofitto giù per le scale contro il troll che ha davanti. Ok. Quindi, un secondo. Sneak attack ce l'ho, spada lunga. Submit. Ok. Ok. Un attacco solo, giusto te? Sì, sì, un attacco solo. Ma gli attacchi mia fanno okay. male, quindi va bene. Ok, gli pianti la spada lunga nel fiacco, approfittando del fatto che è distratto, e quasi gliela affondi fino all'elsa nel corpo. La estrai, ma il troll è ancora in piedi. Si volta, chiaramente irritato verso di te, mentre la ferita brucia sul suo corpo, ti urla in faccia il suo disprezzo e cerca di dilaniarti con i suoi denti e i suoi artigli. Vale, 19, come sempre. Preso. Ma tu non c'avevi il disimpegno, Gurir? No, ho acceso la cazzo di cosa, quindi... Ah, ok, riesci a parare con lo scudo uno degli artigli, ma l'altro artiglio e il morso ti raggiungono. Se vuoi utilizzare... La reazione. Lo puoi utilizzare però solo su uno dei due attacchi. Mi devi dire te quale. Sugli artigli. Ok. Ok, sono in tutto 10 danni. Ok, va bene. Berenice. Provo a tirare con l'arco al troll che ho più vicino. Ok. E direi che no. E la freccia rimbalza sulla sua pelle. Skate, tocca di nuovo a te. Io spendo un punto ki per il disimpegno. Ok. Aspetta che l'abbasso. E mi sposto per levarmi dalla portata loro. Mi metto tipo... loro... aspetta, parlo 1,5 di portata. Qua c'è l'inizio delle scale, vero? Sì.
Bene, mi metto qua e mi metto pronto a attaccarla se per caso dovesse provare a venire. Ok. Vedete che Skate con una piroetta e con una velocità quasi sovrumana si getta a terra, rotola alle spalle del troll e si dirige lungo il corridoio. Sento rumori strani, vieni dalle scale. Fammi una prova di percezione. Ok, nulla, con rumori della battaglia non riesce a sentire nulla di particolare. Non sembra che però qualcosa si stia avvicinando. Ok. Scusate. It's Alanna time. Secondo. Comunque il monaco... Te parlavi prima del fatto che ha poca difesa. Il monaco conta tanto sul damage sui danni. Su fare tanti danni. Glass cannon tipo il barbaro, diciamo. Sì, 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 lo so. Sì, no. Allora, se lo sai utilizzare bene, la parte del glass cannon è relativa. Però, è solo un cannon. È solo un cannon, sì. Più che un cannon, una submachine gun. Alanna insiste. Ok. Alanna sa fare una cosa e continua a farla imperterrita. Quindi tira fuori la sua freccia, attacca sempre quello di prima. Ok. Quello che ha davanti, anche perché l'altro non lo vedo. Non lo vedo quello. Oggi c'è il tizio nuovo, è un po'... È emozionato, è il dato imbarazzato. Vabbè dai, ci penso che il secondo attacco. Ok, fatto di più di la tanto. Prima freccia colpisce il soffitto e si sperde dietro al troll, mentre l'altra lo centra in pieno petto. Vedete che il troll sta oscillando. L'altro si volta, ruggendo verso Berkars e cerca... In un gesto disperato di colpirlo. Try me, bitch. Ma lo scudo argentato di Mammoth che gli è apparso intorno lo protegge da tutti gli attacchi della creatura. Oddio mio, che cosa è? Berkars, tocca a te. Beh, io le restituisco il favore. Vai. Ci hai preso un po' troppo gusto, figliolo mio. Ok, vedi che ti para il primo colpo di mazzafrusto. È fatto un altro 14. E mentre il secondo lo evita scartando all'indietro. Ridacchia. Gurir. Cos'è che fa? Ridacchia. Merda. Vabbè, Gurir. Gurir ha assestato un primo colpo. Assestiamone un altro. Con cercare di rinforzare la dose. Gurir, approfittando che il troll è stato distratto dalla freccia di Alanna, salta sulla parete, si slancia verso il troll e con un unico slancio, con un unico fendente della spada fiammeggiante, gli taglia via la testa. E preso dalla furia dell'uccisione, si muove verso l'altro e gli tira una morsata. Non lo vuoi fare davvero? Sì, lo voglio fare davvero. Prego. Sì. Ti porti una via. Niente, mo sbocca perché fa schifo il troll. Non gli frega un cazzo. Lo morsichi, nonostante non sia il più saporito dei piatti, comunque senti il suo sangue che ti entra in circolo. Fa schifo. Però l'hai morso. E beh, dai. Davvero? Cioè, quindi cioè, ho tirato due volte uno sotto. Eh sì. Berenice. Sì. Allora. Mi avvicino qui. E. Funzionerà lo spruzzo velenoso? Facciamo spruzzo velenoso. Bello. C-
Cazzo, tristezza. Cioè, minchia, cioè, ma stasera dati altissimi. Ma sono 2 di 10? Non mi sento bene io, non si sente bene manco lei. 2 di 12, minchia. Che brutto. Cioè, come schifo, raga. Ma ci cioè, vabbè. Su un massimale di 24, dai. Non è neanche la metà di uno. Ehi, potevamo fare di 2. Non si sente bene la giocatrice, non si sente bene nemmeno Berenice. Ma direte. State male tutti e due, quindi. Cioè, sta diventando peggio che le cure questa. Io come cosa, ho il singhiozzo con la nausea, non so perché. Io... Comunque vedi che lo... Non lo so. Cioè, non, non solo... Vedete che lo spruzzo velenoso non fa effetto sul troll. È venuto il singhiozzo, sì. La mia nonna dice singhiozzo, albero mozzo, vita tagliata, vattene a casa. Ma che cazzo vuol dire? È un detto. Schizzo, che di nuovo a te. Che schizzo, vabbè. Ok. Sento... Continuano a sentire rumori provenire da sotto? In realtà, da più avanti, hai sentito dei passi, come se qualcuno si avvicinasse per ascoltare qualcosa. Dio singhiozzo. È buio, però non vedo altro, vero, da lì? No, vediamo. Ok, allora corro verso il troll, provo a scalarlo per attaccarlo. Ok. 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 Tirei danni di uno. Di uno. Ok. Ok, vedete che il hai anche l'attacco bonus se vuoi, sì, lo so, ma non lo faccio. Non ti costa nulla farlo. Ah, beh, allora lo faccio. Sì, tanto l'azione bonus non la usavo. Infatti, cioè, quello che ti costa è l'azione bonus, non la usi per nient'altro, ti conviene sempre farlo. Esatto. Tira danni. Ok, vedete che il nuovo arrivato corre verso il troll, appoggia sulla schiena sul bacino dello stesso un piede, appoggia un altro piede sulla schiena, colpisce con un pugno diretto sull'orecchio il troll, questo dio singhiozzo schiva l'altro pugno, ma non schiva il calcio dritto nei denti che gli arriva sempre da Skate. Che atterra così il troll, lanciandolo via e atterrando in posa plastica. Mi è stata rubata la kill. Io spero che quella cosa non te la conti come bestemmia, Twitch. Tipo, arriva qualcuno. Arriva qualcuno? Ah, cazzo. Tipo, mi metto qui. Ok. Sì, dietro l'angolino. Io, quando, come dice questa cosa, mi piazzo anch'io dietro l'angolino. Ah, non hai sentito dei passi di qualcuno che si avvicinava? Più qualcuno che... Cioè, era più silenzioso l'ambiente rispetto a prima, come se qualcuno si fosse zittito per ascoltare. Beh, ok, per me arrivava qualcuno, quindi... Beh, comunque, vedendo che lui si prova a nascondere dietro al coso, mi infido e mi nascondo anche io dietro l'altro stipite. Comunque, arriva un nemico da uccidere. Berkas, is that for me? Mentre vi nascondete vi descrivo la zona. Devo tirare furtività? Questo è un grosso pianerottolo. Un attimo, Gurir. Ok, scusa. Questo è un grosso pianerottolo da cui parte un passaggio largo 6 metri e alto 9. Scende leggermente procedendo verso nord, conducendo ad altre scale che vanno sempre verso il basso. In fondo alle scale intravedete, ora che il combattimento è finito, un'intersezione e poi altre scale che proseguono sempre verso il basso. Vi illumino un pochino.
io che odio il Sigios. Beve qualcosa. Ci ha provato. Te ha tre anni fa. Le pareti del pianerottolo sono coperte da mosaici che mostrano scene di demoni, vili melme e muffe, e umanoidi giganti intenti ad amoreggiare tra di loro in modo abbastanza inquietante. Tutte queste creature sono festanti su un campo cosparso di corpi caduti, spezzati e torturati dalle loro vittime. Bene. Vado a prendere del limone, torno subito, scusate. Limitante. Noi stiamo qua a osservare belle scene. Contemplazione artistica, siamo finiti nella galleria degli Uffizi. Uguale. Uguale. Vedi. Nessuna differenza. Più pulita l'Uffizi. È bello che ci siamo nascosti e c'è Berkas lì davanti e il cadavere del troll in bella vista. Simpatico, nel senso, io ho detto sono grande, grosso, nascondermi tanto non è questione. C'è il cadavere del troll. Hai presente i tizi che si nascondono, che magari sono 10 metri di larghezza e si nascondono dietro un lampione? Più o meno quella è l'idea che mi però sta... se fai un 20 in atto di furtività non ti vedono lo stesso. Esatto. E questa è la comicità. Sono felice di avere il mantello per questa cosa. Invece ho le scarpe che ti davano. Allora sì, le scarpe che mi danno, che mi non mi fanno fare rumore. Anche se, non mi fanno fare rumore anche se cammino. Mentre il mantello, che mi dà vantaggio alle prove di destrezza e dà svantaggio agli altri alle prove di percezione. Ah. Alle prove di furtività. E unito questo al più 10 di furtività, diciamo che con me quell'oggetto è preso bene. Perché non esisti? Non esisti. Altro che invisibilità. Esatto. Curi il token. Ah, ok. Ne sentivamo la mancanza. Cosa fate? Io se ti devo tirare furtività te la tiro. Ok, io sono lì pronto. Io volevo un attimo avvicinare prima di rimanere lassù in cima. E okay. Mentre passo tiro un calcio alla caviglia a Bor, che è rimasto lì impalato. Ok. Si muove. Non fa molto altro. Si affianca a Berkas. Io vorrei provare a tirare un percezione anche io per capire se sento qualcosa, se rumori in vicinanza, cose. Posso? Sì. Sì. Sconvolta. Incredibile. No, non senti rumori di sorta in realtà. Ovviamente, lo sapevo. Senti dei respiri molto profondi. Più avanti c'è qualcuno, chiaramente c'è qualche creatura, ma queste creature non si stanno avvicinando. Ok. Io prendo un medaglione dal troll morto e lo passo a Berkas. No, che fai? No. Oh. Io quella roba non la voglio toccare. Ok, sono soddisfatto perché ho capito che è malvagio. Diciamo che è un simbolo malvagio, sì. Ah, era proprio era tipo il test. Sono tipo il test per il malvagio. Se mi, certo. Passa di fianco, faccio, se mi passa di fianco faccio bip, è malvagio. L'hai detto prima. Metal detector. No, però era soltanto il teschio. Però è quella cosa, so che è malvagio di mio. Quindi dico no. Vabbè, ma hai detto che senti che io non ero malvagio. Quindi per me lo puoi, sì, lo puoi percepire. È un evento. Più che saperlo lo vedo. That's evil! Ormai io e Yuzu siamo vecchi nemici. Esagerato. Ma se stiamo facendo piano, c'è qualcuno ci sta aspettando. Oh, se volete vado avanti a dare un occhio. No, Guri, andiamo tutti insieme. Se ci stanno aspettando, perché farli aspettare? Perché magari lui vede prima che cosa ci sta aspettando. Vero. Però tanto se lo ammazziamo... Ma se qualcuno scappa e va a dare l'allarme, sarà peggio. Mi giro proprio, tipo ero lì, stavo gongolando senza guardarti, no? Dicendo ma se lo ammazziamo è meglio. Quando dici sta cosa mi giro e faccio...
Bene. Dai, Guriel, vai. Ok, io, rimanendo in furtività, mi piazzo il mio solito mantellino nero sulle spalle per fare ulteriore Investimento. Intanto che lui parte, do tipo una gomitata a Vor e faccio: Vor, che c'hai oggi? Sei silenzioso. Non ho digerito bene. Beh, per come mangi di solito, non me lo vuoi del limone? E vado. e adesso tiri fuori del limone in game, però, se no non vale. Comunque, avanzo pian piano avanti, giusto per dare un occhio. Un passo alla volta. Ok. Ok, dovresti vedere l'intersezione da lì. Sì, sempre rimanendo in furtività, comunque. Vado avanti. Buono lì. Sì. Quanto hai fatto di furtività? 27. E considera che c'hanno svantaggio su percezione. Ah, ok, allora tirano normalmente. Fare 20, via. No. Ok. Ok. Ora appena arriva l'ultimo tiro, eccolo. Prego, prosegui pure. Ok. Continuo ad andare avanti rimanendo nell'ombra. Considera che il corridoio è illuminato da delle sinistre candele violacee. Ok. Quindi non sei più molto nell'ombra lì, fai due passi indietro. Ok. Perché ti sposto io. Ok, da lì intravedi che in qua c'è una figura grossa, molto grossa, e capisci che se fai un altro passo ti vede. Ok, allora mi sposto sull'altro lato della parete. E noti che nell'altra intersezione, più o meno la stessa identica posizione, c'è una figura molto grossa che se fai un altro passo ti vede. Ok, riesco a capire più o meno che figura è? Sembra simile a quella dei troll che avete già affrontato. Ok. In tal caso, avendo appurato più o meno com'è la situazione, torno indietro. Ok. E a questo punto mi tolgo il mantello, avvicinandomi loro e faccio: sembrerebbero esserci, credo, altri troll avanti. Ce ne sono. Ci sono due. Cioè, ce ne sono sicuramente uno nell'intersezione nella via di sinistra e uno nella via di destra. Io so i troll di che cosa potrebbero aver paura. Fammi un tiro di arcano. I troll sono troppo stupidi per avere paura. Lo chiedo a loro. Sapete cosa dà veramente fastidio o fa paura ai troll? Beh, cosa? Fuoco, abbiamo visto. Se c'è una parte del fuoco. No. Ci viene in mente qualcosa? Così? Volete affrontarli o volete farli scappare? Beh, io sono sempre dell'idea che ucciderli è meglio che farli scappare. Perché se scappano e vanno da qualche parte, poi è una mia responsabilità. Beh, ma da qui possono andare solo più in fondo, noi dobbiamo andare in fondo. Possono fare un giro e uscire, non sai mai. Il miglior troll è un troll morto. Cioè, l'unico troll buono è un troll morto. Ok, allora se volete andare e picchiarli, andiamo. Andiamo a picchiarli. Ci aspettano, però. Sì, sembravano sull'attenti. Beh, però adesso noi sappiamo che ci stanno aspettando, quindi non ci prenderanno alla sprovvista. Beh, più che altro dobbiamo considerare che sono in entrambe le stanze, quindi potrebbe diventare un problema nel caso ci accerchiassero. Beh, possiamo costringiamo pensare di avvenire prontamente. No. Sono stupidi. Beh, io ho un'idea. Ovvero? Bleffiamo.
dico che ho ucciso il loro re. E tipo, mi giro e faccio, anche se non è vero, perché quello stronzo di Alvin l'ha fatto andare via. Non sappiamo se però erano con quello lì, non è un'idea, è un'idea, magari. Non provarci. Cioè, nel senso, se hai ucciso il loro re ti attaccheranno, non credo che abbia qualcosa. Che io ho ancora attivo Scudo della Fede, Master, dura 10 minuti? Sì. Più o meno per quanto mi durerà ancora? 9 minuti. Ah, ok, perfetto, proprio perfetto. Va bene, andiamo che c'ho e picchio e tipo indico il drago attore, faccio: "Beh, raga, c'ho Bahamut che mi protegge, posso prendere tutti gli schiaffi che volete." Io a questo punto riaccendo la mia spada e il massafrusto non è mai stato spento, invece. Senti, dovevo andare avanti a fare un po' di sì, senso. Sì, 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 no, che... sto dicendo, il mio massafrusto è ancora acceso, però. andiamo avanti, direi. Ok. Ok, io comunque mi mantengo in più o meno furtività. Muovetevi come vi muovereste. Sì, io mi mantengo in furtività e rimango dietro. Kate? Sì, okay. Sì, stavo pensando. Ok, uh-huh. Sì, sì. Prego, prego. Io tipo vado un po' più avanti. Per conto che quando raggiungo qua poi voglio fare qualcosa. Quindi quando ci spostiamo tutti insieme, quando raggiungo lì poi voglio fare qualcosa. Ok. Bod! Bod! Vieni! Arrivo, arrivo. Sta mangiando il limone. Non è il momento di dormire. Narcolettico bastardo. Ho lo scaldabagno che ha problemi. Ah, anche lo scaldabagno? Minchia. Allora, quando sono qua faccio amici. Giochiamo alla guerra. Io ti uccido, orco boia. Ok, c'è prima un eco. Erra. Boia, oia. Io faccio le cose per mantenermi in furtività. Anche voi vedete questo incrocio, con questo piccolo pianerottolo, una apertura a destra, un'apertura a sinistra e delle scale che proseguono verso il basso. Nessuna risposta? Nessuna risposta. Beh, ho ucciso il vostro re! Non vorrete? E intanto continuo ad avanzare passo passo. Fai conto che ho fatto tipo così, okay. Per ora. Non volete per caso venire a vendicarlo? Guri sta Arlo. Lo dico qui, Guri sta facepalmando mentalmente. Passo in avanti di nuovo. Che siete dei fifoni? Mi metto vicino a Guri a fargli: "Che cosa ti aspettavi?" Oramai ho perso. Io lo scuoto la testa per dire: "Ho perso le speranze, tanto ormai." Neanche a sette dei fifoni reagiscono? No. Ah, stupidi troll. Sono buoni soltanto a puzzare. Passi avanti. Insomma, mi hai rovinato l'apertura, vai avanti almeno. Sì, no, sto cercando di farli venire verso di noi. Ok, inizi a vedere che oltre le aperture ci sono delle stanze, c'è anche qualche decorazione, sembrano quasi dei giacigli. Non vedi nessuna creatura, però. Dove... Io mi giro verso il gruppo e faccio: "Questi non sembrano così stupidi come gli altri." Oh beh, vediamo subito, io prendo a corsa. Ok, io lo seguo tipo a ruota. Prendo a corsa per andare tipo oltre, per andare qua. Ok. Per andare tipo qua. Ah, ok. Io mi mantengo. E poi mi giro. Mi mantengo. Ti fermo. Non ci arrivi. Ti fermo prima. Ok. Nel momento in cui arrivi qui, dalla stanza emerge un troll e da questa ne emerge un altro che ti fanno tipo panino. Vabbè, è disimpegno.
No, lo puoi fare solo all'interno di un turno di combattimento. Puoi utilizzare un key point per fare difesa. Già, puoi schivare. Disimpegno ti permette. Allora, questa cosa è diversa dalla 3.5, quindi capisco la confusione. Della 3.5 ti potevi utilizzare la difensiva per muoverti senza avere attacchi. Sì. In realtà nella quinta non funziona così. Te utilizzi il disimpegno come azione o come azione bonus per avere un'azione di movimento che non ti causa attacchi di opportunità. Ma se una creatura ti sta bersagliando, la chiappi uguale, ok? Quindi in questo caso loro ti stanno proprio facendo l'azione di attacco addosso. Ok, la posso schivare però? Puoi fare schivata che mi sembra ti dà dei bonus, non mi... devo riguardarla. Allora, schivata, se me la guardi perché non la conosco, usando appunto chi. Sì, puoi fare il dodge. Un attimo, eh. Ogni quanto ti recuperi punto chi, riposi lunghi? Sì. In realtà no, anche riposi brevi se sto in meditazione almeno un'ora o mezz'ora. Roba mezz'ora, ah, ok. È mezz'ora, te lo posso assicurare. Gioco anch'io monaco. Ok. Io è la prima volta che faccio il monaco, è la prima volta che lo faccio nella mia quinta edizione. Ti posso assicurare, se è come me, adorerai questa classe. Se è come la uso io, se la fai come la uso io. È bella. È la, è la mia seconda classe preferita, quindi. Ok, ho svantaggio io quando ti schivi. Praticamente dai svantaggio a chi ti attacca con la schivata. Che mi sembra buono, dai. Quindi tira basso. E hai vantaggio se utilizzi salvezza sulla destrezza, ma in questo caso sono semplicemente schiaffi. Anzi, aspetta un attimino, perché questo troll è... Ok, no, vedi che Bor ferma con una bastonata... il troll che ti stava correndo addosso da sinistra e lo blocca sul posto. Hey, hey! Tipo, what about no? Esatto, più o meno è successo quello. What about no? L'altro, però, è... vabbè. Meglio uno che due. Ok, l'altro cerca di morderti, ma con la tua schivata lo eviti talmente bene che si sbilancia e rotola per terra. Che figura di merda! Iniziativa, ragazzi. Bene. Poi sto da fare una domanda, perché io mi sono avvicinato tecnicamente in furtività. Dato che hanno targettato lui, io sono ancora un attimo in furtività. Cioè, il prossimo attacco... Sei in mezzo a un corridoio senza copertura. Sì, ma nel senso, loro sono andati a caricare lui. Se io muovo prima, ci dovrei avere vantaggio? No, perché sapevano già che stavate arrivando e ti ripeto, sei in mezzo a un corridoio senza copertura. Sì. C'è. Beh, bella iniziativa, ragazzi, eh. Cazzo de... Mi manca un'iniziativa. Vabbè, okay. c'è l'Anna, signori. Ho un più 7 con vantaggio, ragazzi. Che dire? Questi troll sono rapidissimi. Velocissimi. Insomma. Alanna, con ben poca sorpresa, tocca a te. Incredibile. Ah, Skate vede dentro la stanza alla sua destra. Ed è una stanza triangolare, ma fa in tempo anche a vedere che c'è un passaggio nella parte bassa, ma più che altro all'interno c'è un altro troll che sta aspettando di intervenire. Oh no. Oh no. Oh shit. Ma raga, ma sono soltanto dei troll. Alanna, prego. Alanna vede che c'è un troll sul nuovo arrivato e cerca di mettersi in una posizione in modo da vederlo e tirargli. Ok. Con il fatto che siano preparati l'azione, conta come se avessero agito prima di me, giusto? Sì. Ok. Il pet che hanno fatto un turno in più. Però solo loro due, eh. Vabbè, gli altri non li vedo. Non lo vedo, quindi. E quindi scarico le mie frecce su quello lì. Ok. Quello davanti a te? No, quello lui. Ok.
avevi comunque vantaggio perché è ok che è in corpo a corpo con quello nuovo, ma è grosso. Il mio vantaggio vale soltanto se su quelli che hanno agito prima di me. Agisci prima, giusto. Mm. Ok. Comunque, hai colpito tutte e tre le frecce. Ok, pianti queste tre fucilate nel corpo del troll che ondeggia lì indietro. Si era appena rialzato da aver rotolato per terra. Gli arrivano queste tre frecce addosso. Vedete che ondeggia lì indietro, quasi cadendo a terra. Ma... lui ritarda. Sì, ritarda qua. Ok. Questo che è ondeggiato si riprende, torna in piedi e cerca di attaccare sempre Skate, che però è sempre schivata. Ma la schivata è quella del ladro? No, la schivata è... schivata è un'azione, è un'azione. Però quindi. Stavolta è il monstro. E la madonna! Ha deciso però. Che voleva colpirti, insomma. Minchia. Ok, eviti con una piroetta una delle artigliate, ma gli altri due attacchi ti raggiungono in pieno. Non lo stai avendo molto. C'hai uno sculo incredibile, figliolo mio. Vero? Sono altri 10 danni da un'artigliata e da un morso. Che dire? Che spiga! L'altro, che è stato fermato da Bor, si volta e corre verso Berkast cercando di morderlo. Ah! Che divertente. Cercare, morderlo. Se fa 20, la vita è una merda. Ok, ma lo scudo di Bahamut ancora ti protegge. L'ha sentita tutta lì. Bahamut mi guarda e fa dietro. Questa ci ho messo poco. È un quarto troll. Non mi dire, metticelo un troll, no? Berenice. Allora. Sì. 60 minuti. Mi metto qua. A minuto 60 secondi. Allora, io si riprovo con lo spruzzo velenoso, con questo qui. Ok. E poi... cioè posso fare... no, uno solo, era il primo. Il primo, presumo. Perché sì, non l'aveva mandato, quindi... Ok. E poi... ho visto che è stato colpito Skate. Sì. Decisamente sì, è preso uno spaglio di sangue. E con il balsamo della cotta dell'estate provo a curarlo. Ok. Nel mentre vedi che il troll davanti a te... il balsamo dell'estate. E ora lo... Il balsamo della corte dell'estate. Allora, vedete che Berenice spara il suo spruzzo velenoso sul troll che si contorce per gli effetti del veleno. Nel mentre, Skate, te senti precisamente un profumo molto dolce. Ti ricorda quando eri al monastero, intento a meditare, in pace con il mondo e in pace con te stesso. I tuoi momenti più felici del tuo passato. E questi pensieri felici ti fanno recuperare 12 punti ferita. E 3 punti temporanei. Sì. Cazzo. Berkartz. Scarto qua. Ok. E do una manata tipo mentre sto arrivando a Skate e lo refullo. Okay. Dimmi quanti okay. capitoli rimangono. Inclusi temporanei c'ho, me ne manca 15. Ok, allora ti recupero 15 HP. Me ne restano 15. Ok. Vedi che il dragonide ti tocca e ti senti precisamente tornare in forze. Nice. Oh, è arrivato. Cosa sta succedendo? Fermi tutti. È arrivato un umano. È arrivato un Bor. Non sono esploso. Meno male. È vivo. C'è puzza di vivo. Incredibile, signori. Bor, entra e tira iniziativa. Veloce. Io ne approfitto e piglio una cosa che ho lasciato nel giubbotto. Okay. Niente, fai conto che non hai digerito, per questo è assente. Ok. Ok. Va benissimo, come tutti noi. Fantastico. Non ha preso neanche e non ha scelto il token sta merda. Di merda.
E io vi vedo tutti giù, giganteschi, e non... Non ci trovo in che cazzo sto scrivendo, dove siamo? Ma soprattutto tu quando te la compri una webcam, bruttone? Ce l'ho in macchina. E che aspetti? Ho avuto un po' da un pelino da fare. Oh, adesso fai, adesso tanto il tuo turno è tutto completamente dopo. Ritira iniziativa scegliendo il tuo token, grazie. Ho aggiungiato col portamine. Comunque nelle opzioni puoi scegliere gli avatar piccini, Vim. Ma ce li avevo gli avatar piccini, ma vi ho fatto diventare piccini, non vi posso spostare più. Ah sì, vi posso spostare, guarda che siete carini come muovo le vostre teste. Comunque Moku, fai così, dato che il tuo turno è dopo tutto sto giro, vai giù a prendere la webcam, vogliamo vederti in faccia. Sì, la devo installare. Ascolta, plug and play. Prossima volta. Berkartz, ti hai tirato il ceffone a Skate e l'hai guarito. Poi? E poi basta, finito le azioni. Ok. No, aspetta, forse c'ho qualcosa bonus. Prego, dimmi che c'ho qualcosa bonus. Fai che io abbia qualcosa bonus. Io ho un problema, non so che interazioni ho avuto col nuovo membro del gruppo. Nessuna per il momento. Tutto ok. Ok. Perché siamo qui? Cosa sta succedendo? Spiegate. Siete nel quarto livello del tempio e vi hanno accolto un po' di troll. Ok, come sempre del resto. Tocca a te. Ok. Non c'è più niente. No, è che dicevo, dato che era arrivato Bork, devo volersi fare anche a lui il suo turno. Ok, niente. Sì, quando tocca a lui. Ok, perfetto. E Gurir con lo stocco con la spada lunga accesa decide di dare una mano a il nuovo arrivato, dato che comunque l'Anna ci aveva già pensato a indebolire un po' la situazione, e vado di spada lunga. Ok. E una volta che ho fatto disimpegno, inserisci gli pianti un bel taglio orizzontale sul petto cauterizzato dalla fiamma. Sì, e poi faccio un passo indietro. Ok. Allora, lui ha preso danni da fuoco. Ok. Skate. Come lo vedo il tizio davanti a me? Quanto è traballante? Abbastanza, tra i quattro troll che vedi è quello più traballante di tutti. Mettiamolo del tutto. Sembra giusto. Cos'è lui? Cosa fa? Perché lo fa? Tira è pugni. Monaco, è monaco, tira pugni. Ottimo, è un monaco, Dio buono. belli monaco. Però 9 e 8. Ok, belli monaci, ma tira. C'è anche, allora, quello bonus l'hai già tirato in realtà, dovresti fare due volte attacco senza armi e una volta quello bonus. Sì, ma pensavo hai fatto la allora, se usa la fatta di colpi può tirare di più. Sì, ma gli consuma punti chi. Sì. Gli tiri tre pugni, ma nonostante sia sbilanciato non riesce a metterci abbastanza forza, forse perché sei ancora destabilizzato dalle ferite che hai subito e non riesce a superare la difesa del troll. No, questi tiri. Sì. E ti facevano cagare parecchio. Dietro vedi che l'altro si muove e cerca di arrivare a te, ma il corridoio è troppo piccolo. Monaco. Alanna. Ok. Ci risono io. Monaco. Ok. Sì. A sto giro c'è quello là che è sempre mezzo traballante, suppongo. Quanto lo vedo per ora? Da qui. Lo vedi ancora abbastanza. Quello davanti a me ci pensa Berkartz tanto. E vabbè. Che problema c'è? È vero. Quindi ormai ci conosciamo troppo bene. Oddio mio. Ok. Questi sono i miei tiri normali. Sì. Porca troia. Finalmente. Altre due saette ti passano sopra la testa, Skate, e si vanno a infilare nel corpo del troll, che però ancora non cade. E tocca a lui che si rialza, vede con gli occhi quasi ricoperti di sangue, vede solo te davanti a lui, e non ha niente di meglio da fare che attaccare te, ovviamente. Dai. Ok, la schivata è finita perché termina con il tuo turno. Mm-hmm.
vedi se sono normali. Basso. E ancora una volta un artiglio e un morso. Ti convierrà alzare un pochino la tua... Altri 12 danni. È un monaco, è difficile che la alzi, quello è il problema. Eh sì, lo sono perfettamente consapevole, il monaco deve andare molto di tattica. Il monaco è veramente una scia di vetro. Sì, ripeto, il monaco è tanta tattica. Tanta tattica. Quello accanto a Berkars, non essendo riuscito a colpire lui, si volta e tenta di attaccare Bor. Bor, sei scudo e arma? Bor? Sta ancora fissandolo. Fissandolo. Bor. Vabbè, io lo attacco. È andato a prendere il limone. Bor. Ops. E lo colpisce anche. Vabbè, questo non doveva essere toccato, ma vabbè. Non so se vuole. Ok, usare... vedete che un artiglio graffia Bor. Non so se vuole usare la sua reazione o meno, quindi... Ah, se li chiappa, così impara ad allontanarsi senza dire nulla. Onesto. Sì, adesso provo a sentirlo. Onesto. Ok. Quello dietro, invece, passa malapena dal passaggio, fa un passo in avanti e attacca Berkars. Lui... Tanto Berkars, tanto oramai... Oh, sì. Fra, ma dove... Segreteria telefonica. Ti sei appena perso il turno in cui ti hanno riempito di schiaffi. Ottimo. 8 danni, Bor, te l'ho già segnato io, tranquillo. Sì, grazie, io sto... Berenice! ...in fase sperimentale. Sì. Niente, a me lo spruzzo velenoso piace, perché mi voglio conservare degli slot nel caso qualcuno venisse ferito malamente. O qualcuno morisse, sai, queste devianze, sì. Carter. Ok, sempre sullo stesso? Sempre sullo stesso. Però avete visto parte delle ferite dello stesso rigenerarsi. No, oh, non per molto. Berkars, ma la segreteria telefonica è entrata a me, scusami, quando devo chiamarmi. Sì. Ma perché? Team, vabbè, servizio di segreteria telefonica. Team. Io non ho team. Chi cazzo hai chiamato? Mokuro 991. Che numero hai? Scusami. Ok, il tuo spruzzo velenoso lo danneggia. Dopo te lo dico. Magari scrivimelo per SMS. Sì, mandano screen. Chi cazzo hai chiamato? Mandiamolo in live così tutti lo sentono, dai. No, infatti, per questo ho detto non te lo dico adesso. Vabbè, come finisce? Bor, tocca a te. Manda lo screen. Bor, mi dovete spiegare come è arrivato qui, in che situazione è e perché. Allora, devi menare le mani. Le scale. Si è trovato in mezzo a dei troll che lo stanno picchiando. Il numero è giusto. Giusto. Boh. Però non ho team io. Boh. Ok. Ti è stata imposta. Quello è là, quello è là. Vabbè, mena quello che ha più vicino, non si fa troppi problemi. Ok. Sei scudo e arma, quindi... No, senza scudo. Ah, proprio così, di cattiveria, sì, con l'arma in due mani, ok. Tanto 20. Boia. Ah, sto blastando. No, questo no. 25 danni con due attacchi. Ok, di risposta al troll che ti ha graffiato, gli arrivi due bastonate sui denti poderosissime. Berkars, nel mentre al suo fianco... Riempio la bocca di fuoco. Mm-hmm. E sputo fiamme. Penso sui due accanto a te. Sì. Okay. Ti dico già la CD a 14 destrezza. Ok. La destrezza fa cagare il cazzo. Ragazzi, io vi dico solo che ancora devo cenare. Boia. Boia. Tire danni, Berkars. Quando ceni, scusami. Guri il token. Ah. Oh. Ok. Vedete che Berkars prende fiato e pianta una fiammata poderosissima sui due troll alla sua sinistra, che si ustionano leggermente. Prendere il dragonide di fuoco è stata una buona idea. Gurir.
Ho dato manforte al monaco, mi sembra comunque in, in comunque ancora in problema, quindi ritorniamo lì e sì? Diamo un colpo. Ok, boia. Quelli sono 16 danni di sneak, hai fatto 6, 4, 6. Sì. È rotto. Ok, Gurir rotola accanto al monaco, pianta un affondo con la spada lunga e prende in pieno il cuore del troll, attraversandolo da parte a parte. Ruota la spada, lo estrae e il troll crolla davanti a lui. Ehi, preso dalla furia, da, da una mano a, a Berkers con il morso. Ok. Preso dal, dalla frenesia dell'uccisione. Prego. Ma ne vai, hai fatto altri 10 danni di sneak. Hello! Adoro. Skate! Adoro il labbro. Io sarà il caso che mi allontani di lì. Ok. A retro. Ok. Considera una cosa, nella quinta puoi spezzare il movimento, quindi puoi fare movimento, attacco, movimento. L'unica cosa è che se non hai disimpegno ti chiappi l'attacco di opportunità. Tanto non c'ho nessuno lì. No, 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 te lo dicevo. E la, l'estrarre un'arma quanto... Ecco, ho preso nell'attacco. Ah, ok. Allora tiro fuori la balestra e tiro fuori, tiro a quello più vicino alle scale di sotto. Ok. Quello sopra a... quello sopra a Bergas. Ok. Hai svantaggio perché sei semi coperto dal suo compagno. Ok. Ma è tanto... ah, ok. Ok, il quadrello rimbalza sul corpo della creatura. Ho tanta merda, va bene. Sì, sì, sì. Da dentro la stanza, l'altro troll scavalca il cadavere del suo compagno, si sposta qui e, ignorando Berkas, attacca Gurir. Ok. Ok. Quello che viene colpito da un'artigliata. Che vado in schivata. Ok. Sono 7 danni. Perfetto. Sono... Alanna. Alanna viene distratta dall'arrivo di questo nuovo che prende la, di questo nuovo, di questo che compare dall'altra stanza che prima non vedeva e che prende la sua attenzione e quindi decide di attaccare lui. Ok. Nice. Sto 5. Ti garba 5. 1 e 1 hai tirato. 1 e 1. 1. Ok, le tue frecce si piantano nel suo corpo, ma lui non sembra neanche accorgersene. Questo è morto? Ciao. Ok, quello, questo qui, vedendo che Gurir sembra il più maleabile dei tre, tenta di attaccare Gurir, ma... Esatto, bravissimo Bor. Che uomo! Tuttavia la bastonata di Bor... che tenta di bloccare l'attacco del troll, non basta a ucciderlo, e quindi il troll procede ad attaccare Gurir. Ok. E mentre Bor sta cucinando. No, sai, ci sta mia ragazza che sta sistemando le ventole. Ok. Gurir, approfittando del fatto che il troll è stato distratto dalla bastonata di Bor, evita tutti gli attacchi della creatura, nel mentre l'altro cerca ostinatamente di colpire Berkars, con ben scarto successo in realtà. Mi è sparita Berenice. Ups, sì, anche a me. Ehi, a me vi siete bloccati tutti voi. Quindi probabilmente... Sei proprio sparito da no. Sì, è la mia connessione che... Ha deciso che basta. Questa sì. Sera... Il 9 mi colpisce, Master, Sì, è. Il 9 prende. Certo. Berenice, tocca proprio a te. Ok. Speriamo che vada, perché... Ba, ba, ba.
Bernice stasera è poco fantasiosa, perdonatemi, un po' di mal di testa. Vi vado con spruzzo velenoso, perché sì. Oggi abbiamo deciso che spruzziamo tutti i troll. Sì. Non suona bene come l'hai detta, sappi. Assolutamente. Non ne so nulla. Perché però stavolta il troll evita di subire il veleno. Ma tocca a Bor. Te delle persone maliziose e non va bene. Dai la colpa a quei due in chat che hanno tirato fuori la storia del bondage. Cosa? No, intendo di Courier. Parlo di Courier. Bor, cosa fai? Ok. È bello come non parli ma arrivano i tiri. Ok. Colpisci. Ah, sì, avevo il microfono mutato. Ah, ecco. Colpisci il troll con una bastonata e questo si spegne a terra, apparentemente morto. È così. Si spegne. L'altra è andata a vuoto? L'altra va completamente a vuoto, ma non solo, ti sbilanci e perdi il resto del turno. Ok. Berkarts. Bruciato. Io, dato che questo è a terra, sbarro la strada all'altro troll. Ok. In modo che non possa passare. Sì. E non posso tipo sputare fiamme, ma non da Ogni quanto lo puoi fare lo sputare. No, non da attacco. Per bruciare il troll. Non in combattimento. Non in combattimento, va bene. Allora ficco due cartoni all'altro troll. Pare giusto. In senso. Ok. E anche te, il primo riesce a portarlo a segno, ma il secondo ti sbilanci e il tuo mazzafrusto vola via giù per le scale. Io merda! Te le leggo alle mani le armi. E si spegne ovviamente. Ed è rotolato proprio verso nord. Verso? Nord. Nord. Okay. Capito? Verso l'orto. Verso nord. Io ho capito verso nord. Anch'io, infatti vedo quella via a ridere. Si è fermato qua dove sto pingando. Ping. Ok, minchia, così lontano è volato. Sono delle scale. Gurir. Gurir. Vedendo ma vanno giù quelle lì, ok? Pensavo salissero. Sì. No, sono tutte dove vanno giù. Vedendo scusa. Comunque la situazione non proprio comoda. Fa un passo avanti per attaccare Pippa di Cocco che è accanto a ok a lui. Attacca. E poi fa... Ok, vedi che para con una manata al tuo colpo di spada. E poi si ritira accanto a Bor. Ok, molto velocemente vedete che Guri arretra. Skate. Come funziona scatto? Scatto è un doppio movimento. Ti conta come un movimento in più alla tua velocità. Ok, però comunque crea attacchi d'opportunità. Pausa, attacco di opportunità, sì. È che però, per esempio, in un turno ti puoi fare azione normale come scatto per muoversi della tua velocità e azioni di movimento per muoverti della tua velocità, per muoverti del doppio. Tipo... Se c'hai lo scatto come azione bonus, puoi fare scatto, azione di movimento e altro scatto. C'ha una cosa che può usare il sì, però... Io ci ho spiegato. Ok, perfetto. Sta buono. Sì, no. Per non fare attacco d'opportunità, come dovrei fare? Disimpegno. Usi disimpegno, però consuma un'azione. Almeno che tu non... faccio quella cosa col punto key, il disimpegno consuma un'azione. Perché io a questo punto userei il passo dell'ombra. Ok. Vado, non so come si pinga, comunque, dov'è il mazzafrusto? Tieni schiacciato. Ok. E cerco di tornare indietro, correndo sulla parete per evitare il troll, passare oltre e arrivare da Berkas per renderglielo. Ok. Oh, davvero? Fai disimpegno? Disimpegno sì, per non, sì, non subirmi l'attacco opportunità quando torno indietro. Ok. Vedete che Skate scompare. Passo dell'ombra non ha il limite di utilizzo, vero? Lo puoi fare ogni volta che vuoi? Passo dell'ombra non c'ho il limite di utilizzo, lo posso fare però, aspetta, te lo leggo.
Mi conta semplicemente come come azione bonus e devo essere in condizione di luce fioca o oscurità. Ok, ok. Allora, vedete che Skate scompare nuovamente in un'ombra, ricompare dall'ombra delle scale accanto al mazzafrusto, recupera il mazzafrusto, corre sulla parete di sinistra, scavalca il troll appoggiandoci sopra una manina, ruota, ricade in posizione plastica accanto a Berkars e gli passa il mazzafrusto. Ok, grazie. Siamo tutti molto stupiti. Posizionati dove ti vuoi essere fermato, perché ti puoi io ti ho messo qui, ma in realtà puoi andare anche qua. È la prima volta che mi succede una cosa in tutta la mia carriera di D&D e sono tipo piacevolmente sorpreso, okay. Ma veramente tanto. Questo troll qua, avendo finalmente posto, avanza e tenta di attaccare Skate, ma c'è Bork che ha sempre reazione, se non ricordo male. Già. Sei con l'arma a due mani? Sì, però sì. Non ha portata il bastone, giusto? Ok. Ferisci il troll, ma questo riesce comunque a portare avanti il suo attacco. Devi attaccare a me, bastardo! Basta, tira basso! Guarda che è impressionante questo di te quanto sto tirando alto. Vabbè, il battesimo del fuoco. L'ultimo è arrivato basso. Sì, ma tipo l'avrò mancato con 4 attacchi su 20. Sì, si è rotto l'unghio. E sono altri 10 danni. Però quanto mi durano i PF temporanei? Sono i primi che vanno via, quindi li hai già persi. Ci credete che io non vedo la chat? Ma neanche io, ma quello è normale per me. No, tanto non sto scrivendo nessuno. Ormai siamo abituati a non vedere la chat noi. Ok, un altro morso, un'altra artigliata. Stavolta però meno dolorosi del solito. Ho fatto 2-1-1 con i dadi danno. E tocca da Lanna. Tocca da Lanna. Tocca da Lanna. Tanto per cambiare, tira fuori le sue frecce. Sto facendo, e tira lui. Sto facendo manutenzione. Ok. Ecco, ora i danni ci piacciono. Yes. Ok. Le frecce si piantano nel corpo del troll che però ancora non cade. Ho dei cumuli di carne enormi. Nessuno ha bruciato quello che era sotto a Berkars. Quello sotto a Berkars inizia a rimuoversi e tenta di allontanare Berkars e Skate, che mi fanno o una prova di forza o una prova o una prova di atletica o una prova di acrobazia, a loro scelta. Non avevo attaccato con lo sneak? Scusami, non avevo attaccato. Ah, già, è vero. Ok. Ok. Skate con acrobazia riatterra poco distante. Berkars è più violento nella sua azione. Il troll prova a rialzarsi, Berkars gli pianta una pedata sul capo e lo ributta giù. Strano, non l'avrebbe mai fatto Berkars. Bello. Ora davanti a Berkars continua a provare inutilmente ad attaccarlo. Adesso critta. Inutilmente. Adesso critta. Prima poi ha crittato in negativo però. Male. Berenice. Sì. Non c'è nulla col fuoco. Palle. No. Guarda, se lo colpisci poi ci sono io col fuoco. Ok. Siete tutti lì davanti. Indovinate che cosa faccio? Spruzzo velenoso. Wow. Oggi poi a 21 danni su quale? Su lui, quello che si è appena svegliato. No. Ok. No, non ha quasi si fa. Fatto il massimale, cioè non... tra me e te la fantasia. Sì. Ma non li subisce. No. Bor. Bor, quello sotto Berkars com'è messo? Beh, era morto fino a 5 secondi fa. Guarda, ti poniamo fine alla sua vita. No. Onesto, però no. No,
Colpisci, lo colpisci, ma non basta a fargli danno. Berkarz. Ok, uso uno dei miei attacchi. Allora, accendo il mazzafrusto che mi ha ripassato. Sono tipo stra stupido di sta cosa. Uso uno dei miei attacchi per in realtà toccare il troll e dargli fuoco. Ok. Perfetto. E l'altro lo tiro sul coso. Ok. Sul compagno. Dai, due tiri. Se gli do fuoco non crepa però, giusto, quello sotto di me? No, gli devi fare danno. E allora lo attacco. A questo punto, okay. Se devo usare un attacco, tanto il fuoco, gli do fuoco lo stesso. Vai, se lo colpisco. Ok. Ma non riesce a superare la sua armatura naturale. Di nuovo. Che bisogna fare? Ci proviamo di nuovo. Ah, hai vantaggio su questo. Ah, bene, allora aspetta. Bene, aspetta, te ne tiro un altro, che è il critico, lo uso sull'altro. Sì, era vantaggio. Va bene, dai. La Peppa è il critico. Ok. Boh, quindi uno l'ammazzo e l'altro gli faccio il critico. Ok, con il mazzafrusto infuocato flagelli la gola di crosto di te, che ricrolla al suolo esalando l'ultimo respiro. Roteando furioso il mazzafrusto, colpisce al petto anche il troll davanti a te, portandogli via una buona dose di carne. Ma è ancora vivo, Gurir. Prominence. Beh, Gurir, vista la situazione che si trova qua davanti, mira quello che c'è più vicino. Ok. Che è una minaccia un po' più immediata. Ok. Secondo. Bene, dai. Skate! E poi aspetta. Ah, scusa. Passo indietro. Skate, prego. Quanto è messo male quello che ho davanti? Quello davanti a Berkarz? Quello davanti a Berkarz sono più o meno uguali in realtà come stato di forma. Uno ha tanti piccoli colpi, l'altro ha un solo grosso colpo, ma di base sono più o meno uguali. Vabbè, non rischio. Sparo con la balestra e tanto l'avevo già fuori. Ok. Su quale? Su quella dritta a me. Ok. Niente, la balestra si incastra. Oggi non è giornata. Mamma mia, ragazzi. Madonna mia. Ci sei messo benissimo, figliolo mio. Quello davanti a Bor, attacca Bor. Ci provo. Hai 20, te non hai 27. Vabbè. Ho sempre mi scudo. Mi sento tirato in causa. No, no, neanche con scudo lo passo questo. Riesce a parare un artiglio con lo scudo, ma l'altro artiglio e il morso ti raggiungono. Secondo me questi troll sono tutti focomelici, perché mancano tutti quanti con un artiglio. È vero. 21 danni, Por. Ma non funziona a meno 21. Sì. Dimmi che cazzo ho combinato, Master, perché non lo so. Okay. Che non va. Chiaramente non lo sai fare. Ma dove lo devo scrivere? Clicchi sul verde e scrivi meno 21. Vabbè, l'ho appena fatto, però ok. Infatti vediamo le capi in meno. No, no. Alanna! Ha fatto il master. Ok. Alanna un po' ci pensa che sta continuando a fare la stessa cosa. Però la stanno facendo anche gli altri, quindi... A parte qualcuno che è un pochino più... Fantasioso. Fantasioso. Beh, cosa fa Berkarz? Berkarz fa questa azione. Appunto, te lo dico che in live è brutto da vedersi quella sì, no, questa è la l'azione sbagliata. Il token no, siete veramente pessimi tutti quanti. Quindi... ormai, ci conosci da un anno, dovresti aver capito che oramai la verba è quella. Vero, quando è che facciamo un anno noi? A novembre. Dobbiamo ne parliamo dopo. Alanna incocca contemporaneamente le sue due frecce. Prego. Mira alla gola di questo qui e tira. Ok. I miei bellissimi 6 danni. Fai tiri alti a colpire e poi danno. Vabbè, falla anche che fa tanto danno. Sì. È ancora vivo. Cattiva. L'avrò preso alla spalla.
tocca a quello che sta duellando, per modo di dire, con Bor. Con Berkart, scusate. È uno scontro un po' a senso unico. Più o meno c'è lui che cerca di sfondare lo scudo della fede, ma non ci riesce. Sì, allora, finita la morte. Certo. Berenice. Io continuo con lo spezzo velenoso. Ecco il punto. Di lui, solo ovviamente. Per dire, fammi indovinare. Mi sei incantato il gruppo oggi a me. Sì. Bello. Virtù di prima, ovviamente. Borra almeno ha provato a lanciare un dardo di fuoco. Questo sì. Però quello spruzzo velenoso fa crollare sulle scale il troll. Grazie. Ma morto per finta. Morto. Morto, ma... Bor mi ruba la kill, stronzo. Quello che continua a me la Berkers che se la gode va lì e fa finire il gioco. Ok, ci prova il giochino. Tolgo il giochino. Minchia, se manchi. Il primo lo para, il secondo non lo para, lo colpisce. Il terzo è ancora vivo. Sì, Berkers. Adesso li manco tutti e due e mi mangio le mani. Ok, dimmi come lo uccidi. Basta il primo. Ok. Avevo un HP. Prendo e tipo roteando il mazzafrusto più forte che posso, gli ho portato via parte del carne del petto, no? Sì. Miro proprio al cuore. Ok. Urlando. Oh, vedi la palla del mazzafrusto che prende il cuore e lo fa implorare. Ok, molto splatter. Schizzi sì. Di sangue verdastro arrivano sulla faccia di Bor e Berkartz. Io sorrido quando mi colpi, quando il sangue mi cade in faccia. E il troll crolla al suolo. Verso Bor e gli porgo il pugno. Dato che stava comunque a me, dato che tutti se ne sono dimenticati, io vado qua con la spada ancora accesa e colpisco lui. No, però in realtà era già stato danneggiato prima. Era ancora in un turno in cui aveva subito danni da fuoco. Va bene, perfetto. Allora niente, torno lì. Vabbè, non si sa mai, per sicurezza va bene. Esatto. Meglio infierire. Ok. Siete su questo pianerottolo, vi descrivo le due stanze, quella a destra e quella a sinistra. La stanza a destra, quella dove ora c'è un cadavere di troll, contiene... 4 letti molto molto rozzi che sono impilati nell'angolo nord-est qua. Di chi è? Insieme a 4 scrigni. 4 piccoli scrigni. Basta, mi togli tu il nord di qua che... Sulla parete orientale qua c'è un grande arazzo che raffigura un'enorme battaglia apparentemente tra delle forze del bene rappresentate da dei paladini in armatura scintillante su cui brilla il sole, che si scontrano con le forze del male rappresentate dalle vesti dei cultisti dietro cui c'è un'ombra tempestosa. Sopra gli umani scintillanti volano degli umanoidi alati che vengono schiantati al suolo dai raggi magici che partono dagli occhi di una gigantesca faccia rotonda e rugosa. Beholder. Che sovrasta, è collegata a un corpo. Okay. Questa orribile faccia deforme è collegata a un corpo che emerge dalla massa dei cultisti del male. A sud intravedete un corridoio. L'altra stanza, quella a al vero di forma sembra speculare, anche questa qui ha un corridoio che procede verso sud, e anche qui ci sono 4 giacigli con altrettanti piccoli scrigni che sono ammassati nell'angolo nord-ovest in questo caso. Anche qui sulla parete est, quella opposta rispetto a voi, c'è un grosso murale, un dipinto che raffigura anche in questo caso una grossa battaglia, sempre tra da una parte ci sono sempre gli umani scintillanti e gli umanoidi alati, ma stavolta a schiacciarli al suolo e a devastare le fila del bene ci sono dei dardi bluastri che partono dalle dita di un alto umanoide cornuto con lunghe vesti da mago porpora.
Di che colore è l'umanoide? Quello che spari dardi? Mm-hmm. Non riuscite a vederlo molto bene. Vedete solo le mani, che sono però di un marroncino raggrinzito. Ah, ok. No, perché se no dicevo, ehi, quello è dello stesso colore. Mi stavo pensando. Ah, allora, disclaimer. Qua non facciamo discriminazioni in base al colore della pelle. Solo in base all'altezza. Esatto. Ehi. Le piccole. Cioè, noi piccole siamo meglio di voi. Esatto. È vero. Dimenticavo che da qui vedete anche le scale che proseguono verso il basso. Ma qua siamo a mezzo piano o ci sembra di essere scesi un piano? Siete scesi un piano, ma le scale scendono ancora. Io conto 8 giacigli e 6 troll morti. Sì. Sì. Non fare molto. Dai, due. Ah, sì. Sì, sì. No, in realtà c'ha ragione. Cioè, descritti, quindi sono 8. Sì. Mancano due troll all'appello. Io vado a vedere questo dipinto qua. Comunque, Skate. Okay. A destra. Skate o Skate, scusa? Skate. Comunque, Skate. Grazie per il mazzafrusto. Volevo vedere se no, altrimenti come li uccidevamo. Ho un martello dietro di me. Comunque, il mazzafrusto è la mia arma principale e la mia prediletta, quindi ti ringrazio. Io sottolineo, non ha solo un martello, ha anche un'ascia, un'ascia bipenne. No, solo l'ascia bipenne. No, tre armi dietro, mazzafrusto, martello e ascia bipenne, che non ho mai usato. L'ho usata solo per spaccare la roba, la bipenne. Mentre voi chiacchierate, Skate si avvicina alla razzo. Cosa vuoi fare di preciso? Voglio vedere se dietro c'è qualcosa. Ok, fammi un indagare. Io poi comunque gli vado dietro, perché vorrei controllare la stanza. Tu vuoi controllare gli screen, no, la stanza. Ok, muovetevi all'interno della stanza più o meno in che posa siete. No. Io vado di fianco a guardare lo screen. Sì, lo screen, fanculo la razza. Ok, Berenice e Alanna? Certo che voglio controllare gli screen. Io ti cerco le 12 frecce che mi sono perse. Ti rondi 12? Le recuperi 12. Berenice? Nulla, io in realtà volevo fare la stessa cosa che aveva fatto, che ha fatto Skate, quindi... E quindi vai accanto a lui. Ok. Sono lontanissima. No, dove sono? Mi sono persa, ok. Ok. Ragazzi, sbadigliate a bocca chiusa. Scusa. Ok, in questo punto, quello che vi ho appena pingato... Kate, trovi abbastanza facilmente una porta rinforzata in ferro di dimensioni normali che è collocata precisamente dietro alla razzo. Può essere aperta addirittura senza rovinare la razzo stesso. Qui dietro c'hanno nascosto una porta. E chissà dall'altra parte è cosa c'è. Più mimetizzata che nascosta. Vado a vedere anche dall'altra parte. Non è sinonimo di nascosto, più o meno. Vado a vedere anche dall'altra parte. Ok, dall'altra parte intendi il corridoio? No, dall'altra stanza. Ah, ok. Più o meno nello stesso punto? Sì. Ok. Nello stesso punto non c'è nulla, ma se vuoi mi puoi fare un indagare anche su questa razzo. Sì. Al limite ci perdo anche più tempo per vedere se comunque c'è altro. Ovviamente consuma tempo questa cosa. Ok, su questa non ti sembra di trovare nulla. Di qua però... invece non mi sembra ci sia nulla. Boh, proviamo a vedere sta porta. Io intanto sto lì che vedo lui che fa avanti, indietro, avanti, indietro. Tipo io in questo momento mi giro e faccio, Bor, sigaretta? Io già ce l'ho appizzata, ce l'ho messo lì. Allora, mi unisco lui, mi appizzo uno anche io. Sì, sì, io controllo le robe. Io sono lì che strago. Ok, cosa fate? Io sto fumare. Controllando... Gli scrigni? Sì. Uno alla volta, ovviamente, sì. Perché sei uno solo. Sì, so. Io mi vedo il Night Ok, Roller ne tutto. Apri... ci metterai un po' ad aprirli tutti. Vabbè, pace. Io... Sono già qua a segnarmi roba. Sì, è uno della mia lista. Posso Spotify. Posso fare una percezione su questo corridoio? Certo. Aguzzi orecchie. Sì. Skate, te rimani di là? Per il momento sì, continuo okay. A guardare la razzo, voglio essere sicuro che non ci sia niente di strano. Ok. Ok, dal corridoio, aguzzando l'udito, sento venire chiaramente come degli schiamazzi, come se in fondo ci fosse
qualcuno, qualche creatura, qualcosa. Ok. Mi avvicino a loro. Ragazzi, c'è qualcuno in fondo al corridoio. Sembrano schiamazzi, non capisco. Comunque c'è sicuramente qualcuno. Il nostro lavoro non sembra ancora finito. Scrocchio le dita, il collo. Faccio bene, aspettiamo curire e andiamo. Comunque, se devo essere proprio sincero, per adesso questo mi sembra più simpatico di Alvin. Non ci vuole tanto, sinceramente. Solo perché alla fine dovevi portarti il mazzafrusto. Sì, però mi sembra più simpatico. E il mazzafrusto ha fatto tanto. Sì, ma è blu. Vabbè, io sono rosso, cosa vuoi? Tu sei rosa. Tendenzialmente. Gulir è marrone. Gulir è marrone immacolato. Sì, li senti. Sì. Sei distante, ma li senti. Però se vuoi rispondere, ti distrai dalla tua ricerca. Non mi importa proprio niente. Il più simpatico di Alvin, però, l'ho detto sussurrando. Okay. Dammi qualche giorno per conoscere. Marrone e beige, Gulir. Però vabbè. Per me, lui non avrà un nome. Lui si chiamerà Amico Blu. No. No, no, no. Grande buffo. Grande buffo mi piace. Una zanzara. Una zanzara. Quasi novembre. Non so. Ah, c'è la cantante della Cuna Colli che le sta coltivando le zanzare adesso. Ok. Per capire in stanza mia che c'ho accesa la pompa di calore e c'ho 25 gradi, però... Io c'ho la pompa di calore chiamata computer con una scheda video in ciotta. Io è la camera più calda della casa. Dopo un po', Guri riesce ad aprire tutti gli scrigni e raduna un totale di... pronti a scrivere? Sì? 10 monete di rame, 19 monete d'argento, 16 monete di electrum, 15 monete d'oro... una tormalina nera. Aspetta, tormalina. E una mosca, una statuetta di mosca fatta di puro ebano nero. Statuetta di mosca? Sì, ma ha a che fare... posso guardarla mentre Gulir la prende? Certo. Ha a che fare con la statua della rana e della mosca che abbiamo trovato nella stanza del mago? Vedo qualche somiglianza. Assomiglia a quella della mosca che era nella bocca della rana. Quanti soldi si era preso che t'ho perso alle monete d'argento? Perché miseria, Guri. Se mi vai 19 monete d'argento, 16 monete di electrum, 15 monete d'oro e basta. Le monete sono queste. Ok. Io intanto tipo da qua faccio skate. Sì? Stanno chiamando. Non mi sta girando, eh? Sì. Come ti senti? Sono stato meglio, ma ora ho un attimo da fare. Passa da me dopo. Ok. Se dici queste parole, noti che effettivamente più in alto rispetto alla posizione di dove è la porta dell'altro lato, dove ti ho pingato adesso, c'è una porta nascosta, o meglio, mimetizzata, che è leggermente diversa. Questa è una porta normale rinforzata da bande di ferro. Intanto qua ho trovato un'altra porta. Molto bene. È pure più, io sottovoce a Berkers gli faccio, è pure più utile di Alvin. Sì, perché è più alto. Le cose le vede meglio, effettivamente. Sì. Mi avvicino piano piano, tornando a loro. E ascolta, ci sono degli schiamazzi in quel corridoio là. Direi che prima di controllare le porte andiamo a finire il lavoro. Ok, che tipo di schiamazzi? Che c'è qualcuno, non riesco a capire benissimo. Però c'è confusione, come se qualcuno stesse facendo una specie di festino. Vabbè, se si stanno divertendo, lasciamoli stare, non continuiamo a fare le nostre cose. Perché dovremmo lasciarli divertirsi? Dentro non funziona proprio così. Esatto, soprattutto con me. No, se non si è divertendo. Ok, allora andate pure. Il problema è che se loro si divertono tendenzialmente o stanno sacrificando esseri umani innocenti o li stanno già mangiando. Sì. E poi sono malvagi. Bestia. Cosa? La fame è una brutta bestia. Comunque se volete andare andiamo. ti poggio una mano sulla spalla e ti dico per favore vieni con noi.
E andiamo. E intanto la mano è illuminata e ti recupero altri 15 pf. Non è il dispenser di... Mi piace questa cosa delle mani luminose. Sì, allora, di solito volano coppini. Però con il tuo pigino non ho ancora abbastanza confidenza. Solo con me lo fai. Sono tipo, Guri Reborn sono presi tanti di quei coppini luminosi. Ah, Master, che santa segno per gli oggetti. Il polmone. L402. Tipo, sei tipo pulsantone che mi dai il coppino, parte di un automatico la reazione che ti do fuoco, ma però sei del drago rosso, quindi di mezzi danni non ti puoi niente. È tipo un'escalation di violenza. Vabbè, no, però non ti faccio danno col coppino, ti recupero gli HP. Appunto, ma nemmeno io ti faccio danno. Ok, c'è Bor che sta proseguendo per il corridoio da solo, ragazzi. No, io sono dietro di lui. Bor, ma non era questo? Voglia. No, è questo qua. L'ha appena illuminato. Ah, ok, scusa. Io rimango con la ok, percorrendo il corridoio, vedete chiaramente che questo Serral 20 concorda si apre in un'enorme sala comune contenente una quantità di creature che effettivamente era un po' che non vedevate. No, i bugbear di una volta. Che belli, oh, bugbear. Proprio tipo... Effettivamente devo affilare il mazzafrusto. Le ossa di bugbear vanno bene. Vinci nostri. Quanti sono? Ma metticene un altro bugbear. Ah, adesso... No. Adesso i troll hanno ripiazzato i bugbear. L'ultimo incontro cattivissimo con gente multipla mi sa che risale o alla torre o... Sì, bugbear. Dio grande, bugbear. Sì! Sono intenti a mangiare e pasteggiare, bere disordinatamente sul banco. Effettivamente è ora di pranzo, quindi ci sta. Da dove siete voi... No, non notate molto altro, le porte non le vedete ancora, ma i bugbear non sembrano per ora avervi notato. Io guardo Berkers. Sono un po' tantini, perché non andiamo a vedere prima il resto delle cose che sono impegnati? E se ci vengono a prendere da dietro? Vengono una alla volta nello spazio stretto. Ah. Io tipo sto pensando, sono proprio fermo, mi sto guardando intorno tipo vabbè. Tipo il common sense dice sì, effettivamente li lasciamo lì, ma tipo il mio paladino molto aggressivo dice perché sono lì, sono lì. Concedigli un ultimo pasto, andiamo. Tipo sono lì che faccio, sono per me. Dopo. Andiamo a vedere anche nell'altra stanza se è uguale. Andiamo a controllare se non ci siano altri che non. Però poi torniamo, vero? Sì, proprio un po' da bambino ne faccio. Però poi torniamo, vero? Certo. Si fai piano ora. Sì, va bene. Ah, una cosa sui bugbear che notate più o meno tutti voi tranne Skate. Indossano delle vesti nere che hanno quello strano simbolo con l'occhio col triangolo rovesciato, okay, che avevate visto anche ai piani superiori e nel luogo dove avete affrontato l'Aret. È differente da quello che avevano al collo i troll. Comunque i troll avevano un teschio dorato ghignante. Okay. È ancora differente da che avevi riconosciuto come simbolo di Yuz. Questo non lo riconosci, il simbolo dell'occhio nel triangolo. Anche perché non li vedo io. Ragazzi, avete notato che avevano delle cappe nere con il simbolo del dio strano, elementale, roba? Sì, aspetta, mi ho segnato il nome. È pure differente dalla cappa mia, giusto? Dove l'avevi presa la cappa tua? La cappa mia... A parte il token, Gurir. Sì, sto cercando di ricordarmi dove l'ho presa, ma proprio c'ho un vuoto di memoria allucinante. Vuoto di memoria completo. Comunque se è nera è capace che abbia il simbolo dell'occhio. L'abbiamo presa da altri in nero. È capace che abbia il simbolo dell'occhio, sì. Ah, perfetto. Quindi potrei anche passare inosservato. Bene. Comunque il dio si chiamava Tadizdun, vero? Sì. Sì. L'antico occhio elementale. Cosa fate?
Io proseguo verso di qua, che volevo andare a vedere cosa c'era dall'altra parte. Andiamo. Okay. Vedete Skate che prende verso l'altra stanza. Beh, ci vado anch'io. Tipo, mentre lui parte e va a bordo, dico, beh, di sicuro l'iniziativa non gli manca. Ah, se ci sono ovviamente gli scrigni come nell'altra stanza, la prima ci sono. Cosa che viene, vado da loro. Ok, fate un percezione prima di prendere il corridoio. Sì. Aspetta, io prima ti avevo tirato un percezione, non me l'hai cagato, però te lo ritiro. No, perché non me l'hai detto, perché non è che posso guardare sempre la tabella dei tiri. No, 24 ti va bene. Sì. Aspetta un attimo, Skate, che Gurir c'ha questo feticcio per i scrigni, se non li apriamo non si muove. Sì, intanto diamo solo un'occhiata. Sono fatto di là. Potrebbero esserci buoni scrigni. Sentite, Obor, quanto hai avanzato. Molto bene. Sentite che anche da qui proviene un rumore più soffuso e più ordinato, ma sempre di qualcuno che mangia. C'è qualcuno ma, di qua. Ma Bor fa un passo di troppo. Perché è sempre Bor che fa i passi troppo lunghi? Maledetto! Io puntavo a capo col mouse. Perché devi essere storto? Io so. Non sarei Bor altrimenti. Fai in tempo a vedere che nella stanza in fondo al corridoio c'è un troll, che questo si gira verso di te, ti vede e urla: evasori! Ecco il troll che mancavano. Già. Brutto stronzo. Io lo guardo. Zitto, stupido, che gli altri dormono! Sorpresa! Io non voglio commentare questa cosa perché Non solo, Bor. Oltre al troll, se Roll20 collabora, c'è anche un'altra creatura molto più grossa. Anche questa qui l'avevi già vista in precedenza. Un gigante. Ed è una cosa molto grossa con due teste. Un Ettin. Vabbè, l'Ettin, ok. Una pippa proprio. Al sugo. Bor, sei una merda. Con tutto il cuore. Con tutto il cuore. Cerca di non farti, cerca di non far rovesciare la ventola. Allora, volta, fermi dove siete, perché... Torna dove eri, Bor? Ma io mi volevo... Dopo che mi ha visto, mi sono spostato, gli ho pure risposto. Sì, ma fermi dove sei, perché adesso tirerà l'iniziativa, ma lo si fa la prossima volta, perché è mezzanotte e rischiamo di finire a luna. Nel caso che domani si lavora. Quindi... Per oggi ci fermiamo qui. Blocco la musichetta ansiogena. Buon accidenti a te. Bello Bor che entra nelle stanze. Io speravo entraste in quell'altra e vi siete entrati qui. Va bene, accetto. Ovvia, siete al quarto livello del tempio. Però tutto tranquillo. Tranquillo, ho preso più botte io che altro. Il monaco ha il problema di avere la cassa armatura cacosa. Che non la può aumentare. andrebbe anche bene, perché mi danno un colpo, poi dopo gli ne do tre e li spezzo in due. Invece mi spezzo le manine a tiri allora, e faccio. Io te lo dico da persona che ho provato diverse volte il monaco si basa moltissimo sulla strategia, più che sul andare avanti e menare. Se hai una strategia buona, compensi il fatto che hai una classe armatura bassa. Ma è tanto diverso da quello in 3.5 il monaco? Sì, abbastanza. Sì, è che tipo ho fatto una one shot con un monaco stile dell'ubriaco coboldo. Allora guarda, in caotico malvagio. Il monaco è molto tattico, è un combattente estremamente tattico. Fa male perché conta tantissimo sul fatto che può tirare una caterva di colpi in un turno solo, e se hai i fit giusti puoi anche tirarli bene. Però serve comunque che tu ti muovi con una certa intelligenza, perché sì, certo puoi tirare una marea di colpi, ma sei anche facile da prendere. Però hai tantissimi fit, cioè hai veramente una caterva di fit che il monaco ha, che puoi utilizzare a tuo vantaggio. Quindi anche se ti possono colpire, tu puoi usare saggiamente le tue abilità per ridurre questa evenienza, o comunque fare più danni o incapacitare il nemico. Io ho visto lo stregone sul manuale di quinta e tipo wow,
Sì, a pochi incantesimi, sì, in realtà. Ha pochi incantesimi, ma il fatto che se tiro, quando tiro un D20 e tiro un 1, c'ha tutta la tabellona, ero lì. No! Vabbè, quello solo se lo fai della magia selvaggia. Ma è bellissimo, però. Che tipo evoca un unicorno. Era una possibile scelta tra personaggi da fare, eh. O evoca un unicorno. O evoca un unicorno, tipo, è immune agli effetti dell'alcol per 5 più di 4, più un di 4 giorni. Se muore nei prossimi 10 minuti, resuscita. Io voglio fare un Hexblade. Se mai Berkars dovrà andarsene, se ne andrà, morirà, farò, probabilmente ti farò un Hexblade, Giulio. Mi dispiace. Mi sono innamorato. Il fatto di poter congiurare l'arma è troppo bello. Io sto pensando seriamente di farmi come scheda di riserva un chierico Loxodon, quindi fai te. Io sono, sono così stanco. No, non lo fai perché Loxodon... Sì, ma non nella tua campagna, non nella tua campagna. C'ho un'altra scheda per la tua campagna. Però io sono così stanco che all'apertura dell'esterno del tempio ho letto Ernesto del Tempio. Ok, ok. Molto bene. Il titolo della live. Ernesto del Tempio è il titolo della live. Per me va bene. Ernesto del Tempio. Ernesto il coglione destro. Allora, il quarto livello del tempio parte pianino. Perché questo è proprio riscaldamento puro. Ma ci sono delle cose nel quarto livello che sono bellissime. Non vedo l'ora che ci arriviate. Facciamo così, per valutare la difficoltà. Quanto richiederà il mio giurare inimicizia? Ok, allora è un buon 8 di difficoltà. La mia domanda è: dove riposate ora? Beh, ci sono 8 letti. Sì. Con i corridoi collegati al resto del tempio. Sì, sì. Perché scusa? Inizieremo a fare le guardie, non le abbiamo mai fatte. Fare guardie. Perché scusa, dove riposate ora? Vuoi subito dirci che siamo già nella merda, chiuso il passaggio, non possiamo tornare mai più a Omelette nella nostra vita? Bene. Sì, poi io voglio andare a Omelette, che là c'è Alvin. Appunto, cioè. Beh. Voglio farci un bel duello. Di risolvere il problema del tempo prima di tornare a Omelette. Vero, anche perché adesso effettivamente c'è quel tornado sopra. Comunque dovresti aggiornare, secondo me, è proprio consiglio personale, aggiornare l'immagine del tempio, aprire Paint e disegnarci sopra Viola. Sì, comunque una capata a Nurbe la farei comunque quando iniziamo ad accumulare un po' tanti tesori, vorrei scaricarli da qualche parte. Hai una borsa conservata. Guarda che non sei, non sei a fare una gita di bene, eh. Sì, non è che so. Sei a fare una passeggiatina soleggiata sulla spiaggia. Il sole non lo vediamo proprio. Quello che volevo dire è che cazzo, qui tra poco esplode tutto e te ti preoccupi. Ok, ma no, andiamo a scaricare i tesori. Mettere fuoco e fiamme. E lui che scarica i tesori in un angolino. Ci sono delle priorità che devono fare. La formazione del Fanta. Ci sono delle priorità. Ragazzi, io vi abbandono. Buonanotte. Ok, buonanotte. Bye bye. È arrivato, attaccato, se n'è andato. Quando si gioca? Giovedì prossimo. No, domenica si il gioca. Titolo no, è Ernesto. Ernesto Tempio. Ernesto il Tempio. Il Tempio. Ernesto del Tempio. Del Tempio. Raga, ma quanto è brutto che mi hanno messo il coprifuoco. Perché se sono messo il coprifuoco? Io sono in Lombardia, abito in Lombardia. Ah, cazzo, è vero. Quindi, ma la cosa che non ho capito è se io esco in Piemonte, ok? Perché è consentito il rientro al proprio domicilio. Io sì. Se esco con i miei amici esco in Piemonte. Se io sono fuori dalla regione prima del coprifuoco è considerato rientro al proprio domicilio? Non credo, perché non dovresti essere fuori. Però io sono fuori nell'incertezza, dalla... nell'incertezza ti chiappi una multa. Nell'incertezza chiamo i carabinieri domani e li chiedo. Sì, penso che sia la cosa migliore. Tanto c'ho il numero della caserma del paese di fianco. Faccio, uè, figa, ascoltate. Ma se io esco a fare Baldoria. Vabbè, che loro ti risponderanno: se ti troviamo fuori, ti spariamo. Vabbè, però io domani dormo a Novara, quindi sono a posto. O possono risponderti come: guarda, se hai un infetto, ti facciamo fare la fine degli zombie. No, prima mi devo fare il tampone. Ma la tua donna di dov'è, scusa? È del Piemonte. Ai. No, abbiamo già progettato. Qui qualcuno avrà un braccio destro molto muscoloso tra poco. No, perché torniamo insieme. E torniamo insieme prima del coprifuoco. Ah, ok. Almeno qua in Toscana non abbiamo di questi problemi, dai.
Si spera. Va bene, dai. Per stasera la chiudiamo qua. Direi che abbiamo detto abbastanza cazzate, dai. Il titolo della live ce l'abbiamo. Il nuovo giocatore ce l'abbiamo. Skate, dici l'ultima parola della live, dai. Inauguriamo questa cosa. L'ultima parola della live è buon appetito. Buon appetito, buonanotte a tutti e buon appetito. Ti stai da pranzo. Giusto.